Sera, buonasera a voi tutti, come sempre puntuali il venerdì sera e la domenica mattina in replica il salotto del venerdì. Qualcuno mi domandava, ma cioè, tu riempi le poltrone in ordine di importanza? Già mai, già mai, intanto non lo faccio io, primo. Secondo, vengono distribuiti nelle bellissime poltrone che avete visto, estremamente comode, tanto che devo tenerli un po' su di giro se no si addormentano, eh, non a caso, ma alternando uomo donna uomo donna, quindi vedrete due donne quando saranno al centro, quando sono due, quando sono tre si alterneranno, insomma c'è soltanto un fatto così di, di genere e di alternanza dei due generi. Detto questo andiamo subito a presentarvi quelli che stasera... Per me saranno un momento di grande gioia personale ma credo lo saranno anche per i miei ospiti e cioè quelli che ci terranno compagnia a metà del salotto utilizzando quel meraviglioso pianoforte che è alla mia destra e cioè Raffaella, Raffaella con una sola L, Marrazzo che è già venuta e sono felice di rincontrarla, Soprano, Domenico Cagliuso, Baritono ed Emanuele Azzucchi pianista, tutte qua, grazie. Tutti qui, tutti qui sorridenti, a Mimì, ma io non sono Mimì. Buonasera, vi do la mano Buonasera. perché Buonasera è giusto Barbara, Le cantanti liri che si bacia, la pianista accompagnatrice e ti la... do la mano. Lui è un figlio d'arte, poi ci spiegherà perché. allora, bentornata. Grazie. Avevo detto che saresti tornata, però non così presto. Ecco, quale telecamera ci inquadra, solo Dio lo sa. Quale? 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 Quella? Bene, allora, accendiamo la luce. Detto questo, bentornata. Grazie per essere qua. Ma io spero che di vedervi tutti su un bel palcoscenico. Anzi, stasera dietro le quinte parlavamo di una iniziativa perché no? Eh? Anche in quel di Gambaria. Ne parleremo da qui a poco. Reggio ha bisogno di questi momenti. Allora, Raffaela, bentornata. Questa sera che farai? Questa sera farò la parte di Mimi. Ehm... Nel duetto Mimì e Marcello tratto dalla Bohème. Wow, quanto nome è Lucia quindi. Come mai questa scelta? È perché è molto bello e ci, ci eh, piace. Tutta la linea è bella. Cioè. Eh, ma. Tutta la linea è bella. Però ho visto che anche la volta scorsa ci hai fatto la rondine, se non ricordo male. Questa sì. volta di nuovo a Bohème. avevamo scelto anche la volta scorsa, se non sbaglio anche Rigoletto, vero? Sì. Mm. Quindi il duetto con con uh, Domenico Cagliuso. Prego, Domenico. Allora, sì. facciamo la conoscenza di Domenico, perché così... Eh, intanto Cagliuso è un nome a noi noto, perché vi ricordate la bellissima Filomena Martorano in dialetto calabrese, ridotta, stupenda, abbiamo fatto anche qui in questo teatro. Ecco, lui è figlio d'arte, figlio di Don Mimì. Sì. I ah, figli sono piazzegori, ma i figli non si pagano, quindi non sappiamo che... Eh, non sa non sì. sappiamo se Don Mimì è padre Scherziamo e allora, da dove vieni? Io vengo da Maria di Gioia eh, sì, ehm, diciamo, faccio anche parte di questa compagnia teatrale del gruppo Teatro Grotteria. Che è molto, molto ben articolato, eh, devo dire. sai se ave, avete in programma qualcosa? Sì, dovremmo preparare qualcosa sicuramente verso l'estate, stiamo pensando. Che cosa? Non ancora no, no, ancora non abbiamo idea. <coughs> Il repertorio napoletano vi è, vi è molto... S sicuramente qualcosa di Edoardo De Filippo. Eh, mi pare giusto. So. Com'è che è nata questa passione? Beh, eh, la passione per il canto è nata praticamente quando avevo circa 11 anni mm. che mio papà mi portò al Politeama al Catanzaro a vedere Massimo Ranieri cantare. Quindi è iniziato tutto da... Che non era lirico. No, non era, non era lirico, non era lirico. <ride> e poi mi è stato consigli consigliato anche dal punto di vista vocale di intraprendere questa... Cosa strada. interpreterai stasera? Questa sera interpreterò Riccardo. Dai puritani, la, dalla famosa aria Per sempre ti perdei. Wow, wow, Allora, stasera siamo veramente. E poi fai un duetto. E però. poi faccio il duetto mm. Marcello-Mimi con eh, Raffaella. Marcello e Mimi. Sì. Marcello un Dilamo. Se. La sì. no. Invece, dai puritani. Eh, il puritani è un'opera molto complessa. Eh. Sì, vo anche vocalmente parlando. È molto complessa. molto bella. E il pezzo che hai scelto. Non è neanche tanto facile, ma mi fa piacere. Bene, naturalmente tutte e due sarete accompagnati da una splendida pianista sullo stretto questa sera, non sull'oceano, perché siamo sullo stretto. Vi vogliamo passare il. In... Prego. Buonasera. Buonasera, nome e cognome? Emanuela Zucchi di, no, Reggio. di Reggio Calabria, eh. Eh. maestra accompagnatrice. Sì, eh, quindi diplomata in pianoforte. Eh, certo. Diplomata anche in composizione. Wow. Da, da un anno a questa parte. Sì, ma c'è un'altra cosa che ci deve dire però. Eh, un'altra cosa. Sì. Noi la ospiteremo qua. Un tempo avevamo un giovane che ha fatto strada. Eh? Adesso è a Firenze. Un giovane che si metteva lì, lo chiamavamo in maniera scherzosa l'avvoltoio. E lui faceva delle vignette mentre eh, le persone qui parlavano. Questo ragazzo ha fatto veramente strada, adesso le vignette le fa per il comune di Firenze, insegna in una scuola importante di Firenze, una scuola d'arte ed è diventato un big di, della, della, della vignetta, dei cartoni animati, perché diciamo, è veramente molto, è Antonio Federico al secolo, a voltoio perché così, e quindi lo salutiamo, sicuramente glielo riferiranno, ciao Antonio, quando torni da queste parti fatti vedere. Magari faremo un duetto, questa volta un duetto diverso. Allora, la nostra accompagnatrice è il pianoforte, che non è un ruolo per niente di secondo piano, parlando di piano, ma proprio per niente. Io amo dire che respira con i cantanti. Perché guardateli, ecco, guardateli quando, quando loro si esibiranno come lei li accompagna, quindi da quant'è che li accompagna? Una cosa. È da qualche mese. Da qualche mese. Sì, sì. Vogliamo ricordare per favore una cosa importante. Che secondo me, i vostri maestri chi è che l'ha insegnato a suonare il pianoforte? Allora, il mio maestro di pianoforte è stato Roberto Giordano. Mm -hmm. Il mio maestro di composizione invece è Mario Scappucci. Composizione difficile? Sì, no. lunga e difficile. Lunga e sì. difficile. Ma ha già composto qualcosa? sì e allora poi la sentiamo qualche cosa una di queste volte. Allora io la invito già da adesso, come, sì, sì. come ho fatto con lei, come ospite del salotto, perché ci farà vedere i suoi lavori al carboncino, che io ho visto e sono rimasto sì, veramente impressionato nel vero senso della parola. È un artista, ma un artista è completo quando sa so fare tante cose, no? quindi complimenti davvero. Allora Grazie. la invito, poi ci mettiamo d'accordo per una delle prossime trasmissioni, ma ho bisogno di far conoscere questi giovani, questi sono i giovani di cui la Calabria ha bisogno, non ha bisogno d'altro. Allora, il, passiamo il microfono al maestro Calluso, per favore. Chi è che ti ha insegnato a cantare? Eh, allora, io ho iniziato eh, a cantare con Hermes e Vincenzo Nizzardo, eh, che mi hanno portato. Lizzardo, che adesso sì. è diventato un big pure lui. Eh? Sì, sì, sì. <ride> che è stato allievo anche dalla professoressa Fraschini, infatti io attualmente sto studiando con la professoressa Fraschini. Fraschini. Perfetto, passiamo di nuovo il microfono a lei. Come già detto l'altra volta, eh, io ho iniziato alle medie con il maestro Rosario Bergamo. E ora invece studio con la De Matteis, Maria Rita De Matteis al Conservatorio ma di Tecnologia. La conosceremo stasera così per caso, no? eh, ma in tedesco o in italiano con la De Matteis? No, <ride> entrambi è perché è... facciamo anche lideristica. Quindi... Hai capito. <ride> <ride> Ragazzi, siete l'orgoglio di questa terra davvero e del conservatorio che frequentate. Eh, come facciamo? Prima il duetto e poi facciamo i puritani, ci, ci spezziamo? Sì, sì, per, per dare anche sì, perché insomma, passare da una torre all'altro eh, mi pare che sia giusto, no? Quindi parliamo da Puccini a Bellini. Sì. Sì. Mm. Eppure nei, i puritani a Reggio Calabria non l'abbiamo mai visto. Mentre allora, voi sapete che ognuno di noi ha una musica in testa, no? quando Tutte le mattine quando voi vi alzate, noi per farci la barba, in parte e loro per mettersi il rim, lala, eh? ognuno di noi ha un, una musica in testa, ben, a me basta, uno dice i puritani, allora, io sono stonato. Bene, grazie, a più tardi. Grazie mille. Grazie mille. Allora, segniamo subito i nostri ospiti di questa sera, che bello contare con i giovani e mi, faccio, mi fa sentire più giovane, quindi che ci posso fare? È così, vorrei che tanto la politica di questa zona d'Italia, così bella, meravigliosa, si rendesse conto che ha un patrimonio incredibile, che sono proprio questi giovani, dovrebbe prenderli, metterli... Come dire, su un palcoscenico, abbracciarli, farli diventare quello che in effetti sono, li sentirete, li sentirete come cantano. Non so se riuscirò un giorno a vedere queste belle cose, perché qui vedo sempre le solite baggianate, sempre le solite fritte e rifritte cose. Mamma mia, vediamo di vedere un po' di, di cultura, di, 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 di pittura, scultura, musica. Beh, speriamo bene. E questa sera la speranza si apre, vediamo se è vero. Cominciamo con il primo ospite che in questo periodo, ecco, ieri sera mentre ripassavo eh, l'elenco degli ospiti, parlando con alcuni dei miei collaboratori dicevo, vedete, questo è un, che è un amministratore che veramente merita di essere eh, additato come un ottimo amministratore perché ha ah, fatto del luogo che amministra, del paese che amministra, Ah, un posto diverso, un posto dove si respira meglio, dove ci sono le navette che ti portano a sciare. La neve non la fa scendere lui, però probabilmente quest'anno il padre non l'ha aiutato perché ha fatto pure nevicare. Però si respira in un un'area diversa, mentre prima, uh, a gambare che ci vuole, ma se arriva, guardate. naturalmente in tedesco parlavano, no? No, invece no, invece basta poco per non mi importa quelle teste di partito porte in tasca. A cosa volete che mi importi? Non a me, al cittadino, che gliene importa se il, il sindaco di destra di sinistra, L'importante è che il sindaco faccia il sindaco e cioè aiuti il paese a crescere e la gente ad avere delle risposte alle esigenze. Chi vuole andare a sciare deve trovare il posto per sciare. La neve non ci pensa lui, ma il resto sì. È proprio il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, dottore Francesco Manara, al quale dico subito bravo per quello che sta facendo, davvero. Grazie dottore. Si accomodi. <ride> Grazie. Quella è la sua telecamera, si presenti per favore. Eh, buon, buon pomeriggio, <ride> buonasera, sono Francesco Manara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, ormai è l'unico mestiere che svolgo, l'attività unica che riesco a svolgere per il tempo che, che mi impegna. Sono appassionato, sono innamorato del mio paese in generale della, della mia città, e quindi ci dedico tutto il cuore, tutta la passione, i risultati si cominciano vede. a vedersi, si vedono, ma c'è tanto da fare, c'è tanta, tanta speranza, tanto entusiasmo da portare, soprattutto tra i giovani sono d'accordo, sono i giovani il motore del Portiamo mondo. Portiamo i giovani, uh -huh. tant'è vero che parleremo di questo anche questa sera. Grazie Sindaco. Uh, soprano e docente di canto, naturalmente al conservatorio, eh, la maestra de, de, eh, della nostra Raffaela e eh, siamo ben felici di averla qua questa sera, perché anche qui docenti e discenti sono coloro i quali formano una scuola, che sia il conservatorio o che sia un'altra scuola poco cambia, ma è questo connubio che è fondamentale, se non c'è un link forte, se non c'è quella passione che lega questi due, questi due mondi diversi, perché il mondo dei docenti è diverso da quello dei discenti, ma se non c'è una passione non c'è scuola, e invece il conservatorio c'è scuola, non per niente si chiama conservatorio, no? Maria Rita De Matteis, ciao Maria, noi qua ci diamo Grazie, il tuo e lei certo. come capita nella vita, complimenti, Grazie. accomodati pure. Ecco, c'è qualcosa che ti unisce al sindaco, vedi? Que quel simbolo molto bello che hai, complimenti, mi, sta, mi dà il senso della neve, no? Potrebbe essere... No, veramente un corallo. Eh, lo so, ma ah, è il ah, ah, no, 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 sono i cristalli della neve. Ah ok, quindi... vabbè, i fiocchi di neve. Il corallo è rosso, <ride> quello invece è un fiocco di neve. Ah, <ride> Maria Rita, quella è la tua telecamera, dici pure. Buonasera a tutti, grazie al dottor Lamberti di avermi invitato, io sono Maria Rita De Matteis, come ha già detto il dottore sono docente al Conservatorio di Francesco Cilea da parecchi anni. Ho alle spalle molti, molti allievi dove ho avuto anche grandi soddisfazioni, come Maria Teresa Leva, Giuseppe Filianoti, adesso speriamo queste nuove leve che abbiano anche eh, loro una bella fortuna nel avere successo. E grazie, menina, grazie per quello che fate. Ha detto bene. Non ha detto sulle spalle, ha detto alle spalle, è ma lì in effetti sono anche sulle spalle perché li portano eh, e con grandi soddisfazioni. Per presentare questo personaggio che adesso eh, devo presentarvi, a me basterebbe dire, senza mezzi termini, un amico, punto e basta perché è un amico di vecchia data, che a un certo punto questo amico ha deciso di mettersi sui libri e ha fatto una bella collezione. C'è chi fa collezione di francobolli, chi di farfalle, no. Lui quando deve portare una ragazza a casa e vieni ti faccio vedere le mie lauree, perché ne ha raccolte addirittura sette. Si chiama Gennaro Cortese, ciao Mara, che sarebbe sua moglie, non ti preoccupare che scherzo. Prego Gennaro, accomodati pure. La telecamera è di fronte a te, prego. Buonasera, eh, avendo una certa età devo alcune attività, mh, ho iniziato con eh, fare l'insegnante in Sardegna, poi sono stato un ufficiale dell'esercito, poi ho lavorato in, in telecom, sono andato in, in congedo come dirigente e poi ho trascorso... Eh, 10-12 anni, dovevo fare 2-3 mesi, ma poi ho trascorso 10-12 anni in questo ambiente bellissimo di RTV. E so, ora sono presidente di un'associazione combattentistica e d'arma, l'associazione del Fante, sono presidente di sezione degli ufficiali eh, delle forze armate italiane. Poi continuerò. A Bene, grazie altro. Gennaro, non ha detto la cosa più importante ma l'ho detta io. Andiamo avanti. Quando parlavo del mondo della scuola la mia idea era quella di una docente come conservatore dove c'è un link forte ma soprattutto una cosa che è la passione, la passione tu la vedi, la vedi negli occhi dei ragazzi che cantano, che suonano, la vedi negli operatori, la vedi, la vedi in tutti, se tu vedi la passione vedi tutto, se vedi invece uno sguardo così non vedi niente. La docente che sto per, per eh, presentarvi è che... Secondo le Ferrovie dello Stato la dirigente, secondo me è una preside, la preside dell'Istituto Radice Alighieri che è la professoressa Simona Sapone. Buonasera e benvenuta. È vero che c'è tanta passione? Certamente, accomodi. è l'ingrediente indispensabile. Allora, quella è la sua telecamera, ne sì. trasferisca un poco. Allora mi presento, eh, sono Simona Sapone, sono dirigente dell'Istituto Comprensivo Radice Alighieri eh, di Catona. L'istituto comprensivo si articola in tanti diciamo, plessi e eh, quindi opera su un territorio che è... Vasto, abbastanza vasto, da Rosalì fino a arrivare a Catona, passando per Saligia, Villa San Giuseppe, Arghilla, Quindi è un territorio anche molto eterogeneo e il nostro impegno, mio e di tutta la comunità scolastica che rappresento, è sempre quello di rispondere insomma, a queste esigenze, a questi bisogni che sono assolutamente diversificati. L'impegno e la passione <ride> derivano chiaramente da diciamo, delle attitudini personali e professionali, ma anche dalla necessità di rispondere sempre più ai bisogni crescenti dei nostri ragazzi e delle famiglie dei nostri ragazzi. E questo è fuori di dubbio. Diciamo che ultimamente un po' la forza emotiva di noi dirigenti scolastici, penso di interpretare il pensiero un po' di tutti i colleghi, in generale delle componenti delle comunità scolastiche, è stata un po' messa a dura prova, ma noi siamo lì sul pezzo, mi piace dire certe volte in trincea, e abbiamo cercato di dare sempre... Il il massimo eh, con grande diciamo spirito di abnegazione e grande passione. Bene, grazie, grazie. È vero, eh, quello che dice la professoressa è proprio lo si tocca con mano. Bene. Avete visto che qui stamattina sembra quasi un piccolo stand di un mercatino, no? Molto bello, devo dire, perché ci sono prodotti della terra, ci sono. C'è una bella tradizione in quello che state vedendo e che stasera ci spiegheranno sicuramente meglio. Quando uno vuole dire una cosa bella a una persona dice sei dolce come il miele. No? Chissà quante volte l'hanno detto a tutti e due signore, no? è la terza che arriverà fra poco. Sei dolce come il miele. Non c'è cosa più bella che il miele, non c'è cosa più bella, non c'è prodotto più bello della natura perché non ci mettiamo niente, almeno spero che sia così. Ma ce lo dirà un giovane che ha seguito evidentemente le orme paterne perché è dal 1917 che si occupa di apicoltura. I cantanti, gli studenti, i professionisti sono sicuramente la forza di questa terra, ma, ma l'agricoltura sarebbe come dire, la soluzione a tutti i nostri problemi, perché la nostra agricoltura potrebbe arrivare sui mercati del mondo prima degli altri, perché il nostro clima è talmente, è talmente favorevole che ci potrebbe fare conquistare il mondo. E, come si chiama? Repaci. Repaci scrisse una bellissima Ode, una bellissima diciamo, composizione, no? dove parlò della bellezza delle, della Calabria, poi alla fine ci disse sì, però poi il Signore quando, Leoni delle Repaci, quando si addormentò perché era stanco di aver creato una regione così bella, arrivò il diavolo e scombinò tutto. E in effetti c'è questa battaglia continua tra il bene e il male, d'altra parte la filosofia ci insegna che dove c'è il bene ci deve essere anche il male altrimenti il bene non lo potremmo toccare con mano l'agricoltura meriterebbe di più e stasera la rappresenta il signor Simone Malara buonasera signor Malara buonasera. abbiamo un altro Malara qua allora mi faccio vedere cosa apicoltura regina vedo che lo porto con orgoglio tradizione sì, sì, qualità tradizione e qualità due, due cose apicoltura ah, per passione <ride> E io mica ho letto la sua maglietta, però sì, non ho letto mica no, la sua. Però, già la presentazione è molto importante. Si sì, accomodi pure, la passione, vede? Ecco, la passione. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti voi e a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Io sono Simone Malata, sono un apicultore, molto fiero di essere qua. Ho un ringraziamento particolare al dottor Lamberti che ci ha dato la possibilità di essere qua. Un'altra persona anche molto speciale, al signor Antonio Melluso, che senza il nostro incontro non saremmo oggi qui a parlare di quella che è l'apicultura. L'apicultura diciamo che la vogliamo svolgere in termini molto brevi: apicultura, vuol dire cultura dell'ape. Questi insetti potremmo parlare infinitamente perché non si finisce mai di imparare. Ci sono tante cose importanti, da cui oggi vi illustrerò. In breve perché se no avremmo bisogno di giornate intere per poterle citare tutte in maniera molto... Non è detto che non le dedicheremo a... Questo. Adesso ci pagherà durante il salotto, ci dica da dove viene però. Io sono di Reggio Calabria e vengo da un piccolo borgo che si chiama Trunca. Quest e questa azienda di apicoltura c'è l'ha Questa azienda di apicoltura si trova la sede a Trunca e poi noi siamo, facciamo la transumanza per eh, avere diversi monoflora. Che sono diverse tipologie. Che si di sposta di, di zona in sì, zona di per... zona in zona per fare diversi monoflodi, come ho appena detto, per no, cercare ci... di farlo apprezzare Poi durante, tanto emozione, durante il salotto vari... ci spiegherà un po' di queste cose. ringrazio eh, ehm, in, la televisione privata ha Di Bello che può dilatare i tempi. Credo che stasera li, li dilateremo parecchio, però eh, dobbiamo anche renderci conto che abbiamo dei minuti contati. Ma mi piace molto quello che le ha detto. E non è detto che non veniamo noi a trunca per vedere un po' la sua azienda. no? Senta, ma è proprio vero che le api sono così cattive? Le api non sono cattive, le api riescono a percepire le persone, quindi si rendono conto con chi hanno a che fare. Gennaro, cioè, non andare mai e... dalle api perché sennò esci santo. Ti <ride> <Io ride> pigliano... Allora, detto questo, bene, ci parlerà delle sue Grazie. api. Hanno un nome le api, le conosce una per una, no? Io ogni tanto ci parlo con loro, gli attribuisco un pochettino delle frasi, sapete com'è. Ah. un pochettino così. Tra apicultore e apes si stavano un rapporto di amicizia, è un percorso che l'apicultore e l'ape fanno insieme per arrivare al nostro sano e buon prodotto. Questa è una cosa molto interessante. Bene, Dulcis in fundo, ma vi ho già detto perché, non è soltanto una scelta, che in questa occasione ha fatto la carissima. Mio assistente, Nicoletta. Allora, Nicoletta ha detto che là deve andare a sedersi una giornalista di c 24 Noi abbiamo rapporti con tutti. Questa giornalista risponde al nome di Gabriella Lux. Buonasera, Gabriella. Bene. Come sta? Bene. Tutto bene? Grazie. Si accomodi pure. Ecco, perché una giornalista? Intanto perché noi abbiamo invitato tutte le testate, sia della carta stampata che della televisione. Anche qui. L'un contro l'altro armato non serve a niente, serve la sinergia, ognuno fa una cosa diversa, la C fa la sua programmazione, RTV fa la sua e le altre televisioni fanno la loro. Noi crediamo che una sinergia virtuosa sia sempre foriera di fatti positivi, la contrapposizione non serve a niente, sono dei cretini, ce ne sono tanti a dire la verità, no? uh, però noi... Cerchiamo di non metterci in quella schiera, no? E quindi Gabriella è con noi questa sera e la ringrazio. Prego, quella è la telecamera per presentarsi. Allora, io sono Gabriella Max, <coughs> sono una giornalista, come ha detto il dottore, io continuo sul filo della passione, perché per me scrivere è una passione, è qualcosa senza la quale non potrei vivere e respirare. E sono passata dalla carta stampata alla radio, alla televisione, adesso sono riapprodata in tv come diceva il dottore, la CNUS24 e Regino.it. Mi piace raccontare le storie e soprattutto dare voce a chi la voce non ce l'ha. Ecco. E questo è molto bello, quindi dare voce a chi non ce l'ha, quindi lei da stasera darà voce al Conservatorio perché è un po' rauco il conservatorio è un po' con rauco, è stato un po' un rauco da un po' di anni che è rauco. No? Abbiamo fatto già qualcosina, mi sembra. Prego? Dico, abbiamo già detto qualcosina del conservatorio. Sì, Possiamo no. continuare. Anzi, però dico, se diciamo di più è meglio, no? Certo, assolutamente. Eh, quindi, no, no, sì, gli togliamo la raucedine e parliamo del conservatorio, perché il conservatorio quest'anno ha in mente di fare tante cose, per esempio, di andare nelle scuole. Che meraviglia! Eh, meraviglia, proprio di andare nelle scuole per far vedere ai giovani. Che cosa significa sommare uno strumento? Perché i nostri ragazzi, per i nostri ragazzi, ecco questo che è un violino di cartone, è soltanto messo là, è solo un simbolo, è un sim, quello è un simbolo di libertà, perché quello l'ha costruito in uh, una casa di detenzione, un detenuto, e l'ha fatto così, l'ha voluto dedicare a RTV, l'ha voluto donare a RTV proprio per la nostra passione, per la passione che noi abbiamo per la musica. E i, nostri, I nostri giovani non conoscono la musica. Nella sua scuola però musica si fa. Sì, è mi vero, piace perché dire che, sì, eh. che è la scuola comunque è una scuola diciamo a vocazione musicale perché è presente un corso di strumento musicale per cui anche la pratica musicale i ragazzi possono scegliere di studiare il pianoforte piuttosto che eh, la chitarra, il clarinetto o l'oboe. Eh. Questo percorso però musicale come dire, comincia perché ehm, quello che dirigo è un istituto comprensivo, quindi partiamo dalla scuola dell'infanzia e arriviamo alla scuola secondaria di primo grado. Eh, la musica al di là dei generi è comunque sempre un linguaggio universale e per noi che eh, abbiamo diciamo, un obiettivo ambizioso, cioè la nostra idea di scuola è che eh, la nostra scuola possa essere inclusiva il più possibile, uno strumento eccezionale chiaramente è la e musica, come perché, certo è un linguaggio universale, non ci sono barriere sociali, eh, io lo dicevo prima, la scuola mh, di Catona è una scuola che opera su un territorio vasto ma anche complesso, lei lo sa bene dottore, e quindi diciamo se da un lato, Catona lo sappiamo è un quartiere eh, come dire, dove c'è anche un certo fermento culturale, D'estate anche un centro balneare. E, e, poi ci sono delle realtà della periferia che sono più difficili, e, inutile insomma, e lo sappiamo tutti. Argilla per esempio è un quartiere dove ancora ci sono molti problemi da, da risolvere e dove negli anni, eh, sicuramente a seguito di scelte politiche come dire, <ride> biasimabili, sono state dislocate. Eh, insomma di diverse famiglie con tanti, problemi, con tanti problemi, per cui naturalmente le esigenze sono diverse, è presente eh, la dispersione scolastica, è presente il disagio eh, e anche la povertà educativa in alcuni casi. Devo dire che la scuola in questo caso è proprio una, ri la scuola in generale è una risorsa, di tutti e per tutti. Ma in questi casi laddove ci sono situazioni più eh, difficili lo è ancora di più. È comunque un presidio sempre di legalità, ma mi piace eh, dire che è un luogo soprattutto di incontro, di confronto per i ragazzi, per le famiglie e poi una cosa che Insomma, non è da poco eh, che vorrei sottolineare che è un osservatorio privilegiato, assolutamente. E, mh, questo, insomma, eh, deve essere recepito un po' da tutti. Mh, chiaramente la scuola, perdonatemi il, il bisticcio di parole, non può fare scuola da sola. Mh, vi è la necessità. La parte della società. Certo. La scuola è, a mio modesto parere, è un terreno di cultura e un terreno di coltura. Assolutamente. Con la U e con la O, nel senso che la cultura nasce nella scuola, cioè, quindi la conoscenza, cultura sì, in sì. quanto conoscenza, ma è anche un terreno di cultura dove si coltivano tutte quelle cose extracurricolari che certo. servono per fare capire ai giovani come si vive. Certo, ecco per perché la musica, ecco perché la musica non può rimanere fuori dall'attività di una scuola. È ah, sì. meno male che eh, c'è a Reggio il conservatorio perché credo che il conservatorio possa portare alla scuola una conoscenza migliore, non superficiale. Intanto fa conoscere i giovani, perché quando questi giovani verranno a cantare nella sua scuola, non voglio dire, ma l'1%, lo 0,5, quanto volete? Certo. Di giovani si, come dire... Si impadroniranno di un, di un qualcosa che non conoscono, Infatti. non si riconosce se non si conosce. Quindi, facciamoglielo vedere, poi sceglieranno loro. Mica devono fare per forza i cantanti, gli strumentisti. Però, intanto, gli facciamo vedere che giovani un po' più grandi di loro hanno seguito quella, story, quella strada e hanno fatto Ma certo, Poi, non trascuriamo gli effetti proprio benefici della, della musica. Io credo che la musica non abbia mai fatto male a nessuno. A me, non so. Sì, eh, non da, a, Anzi, direi tutt'altro assolutamente. Sì. Io amo tutta la musica, tranne che la marcia funebre, quella la evita, <ride> <su>. Sa <perché? ride> allora, è. sai perché? Allora, signor sindaco scaramazia. io sono veramente contento di averla qua questa sera perché, come le ho già detto ieri, passando un po' in rassegna i nostri ospiti, ai quali diamo spazio e vorrei che parlaste più voi che non quanto lo faccia io, eh, però, diciamo. Guardate quante cose che ha fatto. ecco, Ci dica le, questa passione che abbiamo sentito adesso da una preside. Vediamo, eh, qua la passione unisce tutti. Eh? Non siete sei, eh, la passione eh, vi unisce proprio come fil rouge: c'è poco da fare. Diciamo che per me è scontata, nel senso che io sono nato a Santo Stefano, sono cresciuto a Santo Stefano e sono partito e parto eh, penso un preside, eh, scusi, <ride> eh, sindaco eh, un lapsus freudiano ma non è che tutti quelli che sono nate a Reggio hanno una passione per Reggio <ride> non, è, non, è un motivo, non è un motivo valido quindi lasci stare che sia nato no. Santo San Stefano dico, ci, dica, ci dica pure dico, dico è scontato nel senso che io ah, ritengo sì. che non esistono a meno, io penso e, e, potrebbero anche esistere però io sinceramente non li aspetto i cavalieri bianchi io ritengo che ognuno di noi si debba, si debba riboccare le maniche, darsi da fare, impegnarsi eh, il più possibile. E chi ha di più, chi può di più per fatti culturali, per fatti conoscitivi, per fatti di esperienza, deve dare di più, deve dare, perché se no non si cresce e non si può fare. Quindi il territorio, in questo senso dicevo che il mio territorio, io sono nato, cresciuto, se non ci lavoro io, se non sono io a portarlo avanti, non credo che lo farà un altro può dare una mano, ma io, non, non è giusto aspettare. Quindi partendo da questo principio, già da ragazzino mi sono sempre impegnato nell'attività amministrativa e Devo dire che questo probabilmente soprattutto nei piccoli borghi aiuta perché si crea un clima di fiducia, nel senso che se le persone, a secondo la stessa parola detta da una persona di cui si ha fiducia, da una persona di cui non si ha fiducia, ha un effetto diverso. Un effetto. Quindi probabilmente questo mi ha aiutato. Poi il fatto di dialogare, di condividere col territorio, con le persone, ha fatto sì che questa uh, uh, diciamo, buona, uh, buona attività amministrativa portasse, portasse i suoi frutti e frutti ce ne sono tantissimi cioè nel senso che la fantasia l'immaginazione, la voglia in continuazione mi porta sempre a pensare delle cose nuove delle iniziative diverse, alcune si realizzano alcune di meno però, però, è, però, è, però è così e c'è tutto questo fermento e la cosa bella è che questo fermento lo, lo vedo lo trovo ne, anche nei giovani no? per esempio noi in questi giorni abbiamo organizzato insieme all'Atama il, il bus della neve, vedere Tre autobus pieni con 200 ragazzini dai 14 ai 16, 7 18 anni, salire a Gambare perché è diventato cool farsi la domenica a Gambare è una cosa fenomenale. I genitori, no? cioè, quelli della mia età con i bambini, dice: Sta salendo mio figlio, sale mio figlio, eccetera. Perché l'avete fatto con un prezzo molto basso, vero? Bassissimo, 3,20€ per, per, per salire. Peraltro, affidandoli ad autisti del, <ride> dell'ATAM e non a qualche amico che ha la macchina che magari non sa guidare in quelle strade Ass assolutamente ma eh. per esempio abbiamo fatto un'altra cosa carina che non credo che nessuno avesse fatto no? che è quello della convenzione con la Caronte cioè eh, che era una cosa voglio dire, secondo, secondo me era una cosa voglio dire Vieni quasi tra virgolette scontata abbiamo trovato un dialogo all'interno della Caronte e quindi ci fanno il, un biglietto che comprende il, il passaggio della macchina andata e ritorno più, il più le, 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 lo schi giornaliero e vedere questa possiamo, possiamo dire, perché così la gente. Facciamo anche informazione, no? Quanto costa una persona che vuole fare questa cosa? 42 euro. Con 42 euro c'è il passaggio andata e ritorno della, de, con la macchina dallo stretto, con 5 persone a bordo, più 20 euro, compresi nei 42, di schipassi giornalieri. Quindi, con, con 42 euro possono venire 5 persone, quindi una famiglia, sì. eh, vengono su, uscirono sì. quanto vogliono. Non ci sono quanto passi, vogliono. È una cosa fenomeno. Tutto cinque. Tutte e cinque. Eh? Ah. Lo schipasso è per uno solo lo schipasso Lo è no. uno gratuito. È come se pagassero il biglietto della Caronte 22 euro, come se lo pagassero sì, al 50%, sì. dicendolo eh, diversamente. Sì. Beh, questo è un, è un modo di conurbare conurbare un po' il reggio Messina. Perché in effetti eh, i messinesi vengono. Assolutamente, cioè, è pieno. Ora eh, se, se, eh, se se Vi prendo, racconto un altro, un altro episodio. Però anche per lì, per fare questo, sinceramente, la prima idea che ho avuto è stata quella di mettere un autobus. Alla, alla, al, alla tre Caronte. anni fa, all'arrivo della, della, della Caronte, e vedere, era ancora più bello, devo dire, ho qualche foto conservata. Vedere degli sciatori, cioè delle persone in tute da neve e con gli sci sulle spalle, sulla Caronte, quindi col mare sotto eh, che attraversavano lo stretto. È simpatico. È una cosa fenomenale. Fenomen fenomen Ma è chi non passa con la macchina, mm -hmm. che succede? Quest'anno non, quest non l'abbiamo fatto, però lo possiamo fare, possiamo eh. organizzare anche questa, questa, anche questa se iniziativa. Poi la macchina, insomma, perché l'abbiamo no. fatto l'anno scorso tre anni fa anche con l'ATAM, e quindi andava and 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 e Questo bere, per sì, quanto riguarda l'inverno, l'inverno purtroppo non dura poi tanto renderlo cistico le scistico. posso raccontare un episodio dottore che mi stai dicendo mi, ha, mi hanno telefonato avantieri tre sciatori che sono venuti da Bergamo ah, il, il, un turismo come dire un turismo all'inverso in, in, all mm. invertito decantando le bellezze di Gambari dicendomi che si sono fermati fino alle sei e mezza quindi fino al tramonto sulla pista da sci a vedere il tramonto che loro ne avevano sentito parlare, che sono stati sull'Etna, sono stati a Nizza, in altri posti che sono più o meno vicini al mare. Ma la bellezza di, del nostro panorama e anche de, mi, hanno, mi hanno detto loro. Il tecnicismo delle nostre piste, quindi anche il valore delle nostre piste, sì. non l'hanno riscontrato da nessuna parte. Eh. Erano contentissimi se non ci fosse se la neve, neve, io direi che abbiamo scoperto l'acqua calda. <ride> eh, bene, perché in effetti è così: cioè io, è una vita che dico: noi dobbiamo fare tutto quello che serve per far arrivare qui la gente da fuori, non ci interessa la gente locale, non possiamo fare il gatto che si morde, la cosa, dobbiamo far scendere gente da fuori. È fondamentale questo. Ed è, guardi, se. Sentire queste cose, non le dico che è meglio che sentire la bohème ai puritani, però mi va bene lo stesso. È musica per le mie orecchie. È bellissima, è una grande soddisfazione. Quello e poi probabilmente come dire, si, si, tutte le cose si allacciano che abbiamo, stessa cosa che abbiamo fatto due anni fa quando abbiamo fatto i campionati nazionali di tiro con l'arco, quello che si lamenta la gente è la logistica, perché il problema è arrivare a Gambaria non stare a Gambaria Gambari. e allora lì c'è l'interconnessione no? aeroporti, però, strade però va e bene, se riuscite eh. a fare queste cose, guardi che per andare sulle, a Ponte delle Alpi si fanno tre ore di, di curva e qua si fanno solo 20 no, minuti no. ma il problema è da Bergamo a Reggio il costo e eh, lo so, il problema è questo bravo. perché gli organizzerei la settimana allora, la vacanza, loro eh, si divertirebbero eh, però a un prezzo che deve essere competitivo rispetto al resto e lo stesso sarebbe per il mare se Reggio Calabria diventasse il porto di Milano di Bergamo, di Torino, sarebbe più facile il problema è che tu per scendere da Milano con l'aereo devi fare un mutuo se c'è una famiglia, altro che 42 euro <ride> da, da cosa perché li ha No, no, adesso li rimetteranno. No, no. Noi, noi qua vogliamo parlare, caro Gennaro, in positivo. Quello che hanno abolito non ci interessa. Noi dobbiamo fare in modo che lo rimettano. Perché fino a marzo ci sono i voli. Noi dobbiamo smetterla di, di essere i seguaci del lamento di Federico. Quindi dobbiamo imporre ai nostri politici. Di ottenere dei risultati, se non li ottengono che se ne vadano a casa. Questo è il concetto. E né ci possono continuare a prendere in giro dicendo che ci hanno portato non so quanti milioni per l'aeroporto. A me dei milioni dell'aeroporto l'aeroporto non me ne importa proprio niente, mi interessano i voli. Che facciano le reti di recinzione, l'impianto di riscaldamento o di raffreddamento, potete anche non farmelo, tanto si arriva così. Poco. Ma vi rendete conto che Reggio Calabria è l'unico aeroporto? dove dobbiamo andare a prendere i nostri, i nostri parenti. Voi quando arriva l'aereo, vedete, siamo una stulza di macchine, di amici e parenti, senti arrivo stasera alle 10, mi vieni a prendere. A Milano non si usa così, a Milano uno scende, si prende il taxi e via. Perché qua i taxi sono mal governati. Se i taxi fossero meglio governati, cioè fossero utilizzati come si fa con le tariffe, col tassametro normale in tutti i posti, dove per venire dall'aeroporto a Reggio con 10 euro ti arrivi. No, invece eh, questa è, è una responsabilità dell'amministrazione che non è capace di prendere i taxi e dire tu devi mettere il tassametro e devi lavorare con il tassametro. Non vuoi lavorare e te ne puoi andare, invece no, qua addirittura devi, devi contrattare il prezzo prima, questo non è assolutamente non va così. Io infatti inviterò uno dei tassisti in uno dei prossimi eh, salotti perché voglio sentire da loro il perché di questa cosa. È chiaro che il tassista deve pur guadagnare, non può fare una, una, corsa, ogni, ogni, una corsa al giorno, no? ne deve fare molti più. Allora cominciamo ad abituarci a utilizzare il tassì anche in città. Va bene? Qualcuno ancora lo usa, qualche volta molti altri invece no. Allora facciamo un giro di tutti e poi ascoltiamo la musica e facciamo, facciamo a giro in questo modo. Professoressa De Mattese, io una cosa volevo sapere da te. Rita, sì, eh, ma Quando c'hai la ragazza che canta, che, alla quale tu hai insegnato, non so, che cosa, questa passione, come la manifesti, questo, che sentimento? Cioè, è come se io vedessi un, so, un ragazzo al quale ho insegnato a, sì. a guardare al microscopio. Infatti è molto emozionante, anzi io a volte preferirei cantare io e non loro per l'emozione perché sono più, non preoccupata, però l'emozione è doppia perché conosco le difficoltà, conosco le, 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 le emozioni. Eh, perché tante cose che ho corretto spero che le facciano e quindi c'è un'emozione è una buona scuola grande. la scuola di canto del conservatorio sì abbiamo, abbiamo una buona, delle classi di canto veramente buone perché abbiamo, sono io, la, la mia collega Serena Freschini e Liliana Marzano che cosa vi manca? Eh, ci manca... Ci manca tanto perché questi ragazzi, purtroppo, do, quando studiano non sanno dove, né, dove esibirsi. Ci manca il teatro, ci mancano anche delle semplici sale, non sappiamo mai dove fare un concerto, un saggio, cioè, forse l'unica sala. Ottima è eh, il teatro che, che, hai, che avete qui. Il sullo stretto e sonorizzato <ride> perfettamente. Esatto, perché mh, cioè, gli altri teatri che il Siracusa è andato a finire un McDonald's, sì, non so che cos'è. Cioè, sì. Purtroppo questi ragazzi non, non hanno non, non c'è uno sbocco. Comunque, Tante volte avevamo chiesto. Io lo annunciare così lo annuncio ai ragazzi. Anche che ieri nel Consiglio di amministrazione si è stabilito che Accademia, Università e Conservatorio si mettono insieme per ottenere il teatro comunale, per quello che è cioè comunale, dove non si deve pagare per esibirsi perché finora si devono pagare, non è possibile. E che il teatro venga aperto al conservatorio come proprio come luogo del certo. conservatorio. Si chiama Cilea come conservatorio. Anche è... perché è un fatto è cantare ah. quattro mura, un fatto è esibirsi proprio, avere il contatto col palcoscenico perché l'acustica cambia e quindi è molto importante che i ragazzi si realizzino perché poi c'è un confronto fra di loro, si ascoltano, e creare anche. anche non dico le opere, sarebbe un'utopia, no, un no? non vabbè, è un'utopia, <ride> no? è bene, non è un'utopia. Bisogna mettere in pratica quello che, che i ragazzi hanno studiato perché loro sono veramente così scoraggiati. Ha. Fra la pandemia, fra quello che sta succedendo veramente, più che lezioni di canto in questo periodo abbiamo fatto lezioni di psicologia con i ragazzi perché tanta gente vuole lasciare, tanta gente non è motivata e quindi ora sperando. Che si spera solo eh, in Dio, la no, speranza eh. partire dalla religione, si spera in Dio, Ho eh, detto, il resto noi dobbiamo dare certezze, esatto. Gabriella diamo il passo prima alle donne e poi agli uomini, ecco ha sentito quello che hanno detto 1, 2 e 3, no? volendo lei condensare in quello che, che ha sentito un articolo, cosa scriverebbe? Allora, il sindaco veramente sprizza passione da tutti i pori, entusiasmo da tutti i pori e l'entusiasmo e la passione sono un po' tutte e tre. Le cose che fortemente ho percepito, non perché la parola l'abbiamo detta prima, eh, un altro filo che può legare loro è questa vicinanza ai ragazzi. Eh, lei insegna canto, la, la dottoressa, e, e il sindaco veramente sta facendo tanto per il Se penso al pullman che sale, avrei voluto arrivarci pure io. Sono, sono contenta, quindi anche questo spingere in un momento così difficile, di difficoltà. Cosa manca alla stampa calabrese per essere? E per dire la sua, insomma, ecco, la stampa, noi non parliamo all'Italia, noi, noi compriamo i giornali locali per sapere quello che è successo nel condominio, ma in effetti per la politica, per l'economia, ok, noi compriamo le testate giornalistiche che vengono dal nord. Sì. Il sud non parla all'Italia, non c'è una testata che venga venduta a Milano, a Torino, a Bologna, a Verona, ok. Perché secondo lei? Eppure i giornalisti sono bravi, perché? Sì, eh, mi devo per forza ricollegare a quello che ha detto lei nel presentarmi, certo. dottore, perché non, non posso... Devo collegarsi come vuole. Qua devo collegarmi assoluta. per forza perché non c'è... Di base c'è sempre un sono più bravo io, ammazzo l'altro, eh, insieme non si può lavorare, non ci sono sinergie, non c'è voglia di costruire insieme. Cioè già noi partiamo dal, dall'essere sud e dall'essere svantaggiati in ogni... lo diciamo, almeno questo lo possiamo dire, no? Non ci, non ci stiamo piangendo, però partiamo in realtà da una base che non è una base uniforme in tutto il paese. Il giornalismo è lo specchio di quello che avviene in tutto il resto, naturalmente. Per cui cioè, cioè da fare, ci sono da, da fare proprio i salti mortali. Però l'importante è comunque non spegnerla questa voce. Lei diceva all'inizio: eh, più, più voci ci sono, meglio è. Eh, oneste, naturalmente, eh, le voci, yeah. per quanto si possa essere. Però più voci ci sono, più. Si alza un alito no, di qualcosa da questa, da questa regione, da questo sud più in generale. Gennaro, tu tra le tante cose che fai sei anche giornalista, o no? Eh, Quindi, Sono diventato qui a R.? Il... Eh, dove sei diventato non ha importanza. Eh, non è, non... Quello che conta è. Da vent'anni. Quello che conta è essere, fa parte di una famiglia. Ma dico quello che dice la LAX, che cosa ti. Ti fa pensare cosa vuoi aggiungere a quello che aggiungere contrapporre quello che vuoi dunque eh, come dicevi tu i giornalisti ci sono e l'abbiamo sempre dimostrato qua perché anche negli anni che sono stato qua ne ho visti oggi, oggi sono in rai sono a sky sono sono dappertutto quindi la qualità eh, come giornalisti c'è e che manca eh, diciamo il il collegamento con, con il centro nord perché noi eh, praticamente non, non riusciamo eh, attraverso eh, la politica attraverso la politica eh, soprattutto ad avere questo eh, questo collante ve, verso verso il centro nord perché eh, spesso anche Ritornando a, al discorso dei, dei trasporti, eh, io negli anni ho visto eh, gente è venuto qua dai 3 e mh, non hanno fatto altro che lamentarsi dei collegamenti, cioè dice siamo venuti questa volta e poi... Però, eh, un eh, ricorderai quando è venuto anche del Corriere lì, della, della sera, eh, cioè il, il problema dei, dei collegamenti incide per legare secondo me questo e, Dai, e, oggi, oggi e, la stampa e, oggi è una stampa online oggi la, una volta il giornale era fondamentale perché era l'unico mezzo di comunicazione oggi e di oggi informazione oggi una notizia sono, dopo un oggi, secondo è già obsoleta perché con il giornale già online le notizie no, già uno le legge. Secondo il me c'è qualcosa di diverso. Magari pensateci un attimino, me lo dovete dire poi perché lo voglio sentire anche da loro: c'è qualcosa di diverso che non ci fa parlare al mondo. Non lo so, perché la stessa cosa che accade nel conservatorio. La stessa cosa hai sentito per il Sindaco di Santo Stefano, il fatto che da Bergamo abbiano telefonato per dire, sono... è un fatto quasi storico diciamo no perché siamo abituati a non vedere queste cose a Milano se uno dice dove vieni le terre giorge sì vabbè se ne frega cioè, perché è quasi considerato normale che non si vada a sciare là non è normale venire a sciare qua è quello che noi dobbiamo far diventare normale capito è perché non c'è il turismo di massa perché non c'è la recettività cioè ci sarà a Gambari eh, ma, ma non c'è a Reggio perché non si riesce a fare questo prego sindaco due, due principi uno per, dare, eh, per andare con, eh, a favore di quello che e diceva prima la dottoressa Lax, nel senso che la rete è importantissima. Quello che noi oggi chiamiamo, no, faccio rifare anche i miei studi, distretti, che sono i distretti del sì, turismo, sì, sì, del sì. cibo, i distretti del salotto, vincente, eccetera, io lo porto in modo molto più pratico, come esempio. Via De Nava, zona Aci, quando voi passate da lì, mm. non è il problema che esistano quattro bar. Che si fanno concorrenza tra di loro, sono tutti e quattro pieni. Il problema è la qualità, il problema è il prodotto, il problema è trovare la soluzione e questo è un aspetto. L'altro aspetto per dire che ognuno nel, nel proprio mestiere deve essere innovativo, deve, deve portare sempre un qualcosa di nuovo e deve attirare. No? Io ho il, il pregio come dire, di, di, di essere stato il primo a portare il campo di Padel a Reggio Calabria. Quando 3-4 anni fa mi sono studiato delle matrici di sviluppo e ho visto il padel che andava, io subito mi sono messo a fare il padel. Il nostro è stato il primo campo di padel fatto, l'ha fatto un comune, poi ci sono stati dei privati, adesso si sta sviluppando, eccetera. Abbiamo fatto una cosa carina che si chiama stazione di terapia forestale, poi se vuole eh, le, le dico pure nel dettaglio, nel dettaglio di che si tratta. E questo è un aspetto del rete, del gruppo, eccetera, proprio perché non c'è il problema della concorrenza, c'è il problema della qualità, anzi si migliora, si aumenta, si stimola. E poi secondo me, come diceva lei, c'è un altro tipo di problema che spesso accade alle nostre parti. Sono le commistioni. Cioè noi riusciamo, il 90% degli appalti che facciamo, riusciamo a realizzarli. Le opere che facciamo le mettiamo a terra, le, le portiamo dal finanziamento alla realizzazione. Quasi sempre, se lei fa attenzione, negli apparti pubblici succede sempre un problema. La variante, una lite, un problema, una cosa eccetera. Sai qual è uno dei trucchi, dottore, che io applico? Non parlare con le ditte. Io le ditte non le voglio incontrare, le ditte, le imprese edili che vengono a lavorare nel mio comune loro devono fare il lavoro, devono essere pagate. Devo non ci incontriamo, se qualche situazione ci incontriamo. Ma in generale è meglio che ognuno abbia il suo ruolo, ognuno mantenga la sua posizione, affinché ognuno faccia il suo dovere. Perché alla fine l'interesse è quello di realizzarlo. Se lo realizziamo bene, se la ditte è pagata andiamo bene. Altre cose non interessano, altre cose. In generale, in tutti i settori. La qualità, prego, no, volevo dire, ribadisco <ride> eh, eh. che. Il, um, il dottore Malara nel, nel centro a Spomontana riesce a fare tutto e a farlo bene, però eh, c'è una realtà eh, in Calabria, eh, a Reggio Calabria soprattutto, io ho preso il telefonino eh, per non sbagliare, cioè qualche giorno fa io leggo sul giornale, il governo anticipa 6 miliardi di fondi, porre, ma la Calabria non ha progetti pronti, la Calabria che non ha progetti. La di 106, dopo vent'anni, resta un'opera fantasma. Stiamo parlando di decenni, qua. Agli scafi per Messina è in corso hai preso soltanto. Officina di necrologi, insomma. No, Dico, fe... hai preso la di necrologi. No, no, no. no. Eh, il salotto, vedi, caro Gennaro, è una trasmissione positiva. Se noi dovessimo fare l'elenco delle lagnanze, noi cominceremmo ora e finiremmo a Pasqua. Eh, no, noi dobbiamo parlare in positivo, noi dobbiamo vedere che cosa dobbiamo fare per, per fare venire le persone qua. Ecco, il sindaco non ha fatto l'elenco di, di quello che non funziona a uh, Santo Stefano a Gambari, ha tirato fuori tutto quello che c'è. Perché se io dovessi fare l'elenco delle cose che non funzionano. No e sarebbe più semplice. Allora, parliamo in positivo, se tutte quelle cose, quei necrologi che hai letto sono veri, ma la colpa, eh, se vogliamo trovare un responsabile di che è anche la nostra, perché non siamo capaci di dire quello che... E invece questo salotto serve per dire in positivo quello che è... Io oggi ho, ho portato qua delle persone positive, che è importante che dicano positive, anche tu sei una persona positiva, quindi parliamo di positività, no, non parliamo di negatività. Adesso parliamo in positivo, scusatemi se io eh, sono... Eh, in questo mia passione mi porta a parlare in positivo di cose negative, ho detto, il lamento di Federico fa parte di un'opera lirica e la, quella è la nostra disgrazia quella è, mm -hmm. che la targa è il recino non è la targa di Reggio Calabria ma di Recanati, cioè dove il pessimismo regna sovrano no, parliamo di cose positive io vi porto questi giovani vi porto questi sindaci, vi porto questi docenti vi porto queste persone che fanno tante belle cose, le hai fatte le cose belle allora si possono fare, giusto che bella che dice lei, parliamo in positivo Parliamo in positivo, perché se c'è una cosa dolce al mondo, il miele non lo batte nessuno. Parliamo del miele, che poi io mi devo, mi devo rimettere il miele nelle orecchie, voglio sentire la bohème, io, e dicono, i puritani, non so un se... in generale di quello che è l'apicultura, strutturalmente, eh. dai tempi mh, che ci sono stati precedentemente fino ad oggi. Io, da quando è nato il mondo, il signore è stato come essere vivente l'ape. Voi dite perché l'ape? perché l'ape è un insetto molto importante che a prescindere di quello che ci va a dare che è il miele mantiene 80 specie di esseri erbivori di cui anche i frutti che arrivano sulle nostre tavole e, tanti aspetti particolari, l'apicultura fin dai tempi antichi è stata fatta da grandi anche apicultori certo. che la storia non va a citare, noi non ricordiamo come lo stesso Vespasiano, Napoleone Bonaparte Mm, un altro filosofo greco importante come Aristotele, un grande apicultore, sì. a parte che è filosofo e scienziato. Quello che oggi non arriva voglio dire a capire alle persone che un mondo senza questi preziosi insetti è un mondo senza niente. Io pratico l'apicoltura perché... È una moda che si tramanda da generazione in generazione. E questo l'abbiamo capito va bene. Ci spiega queste cose. Che, quella specie di lampada, che cos'è? A che serve? Allora, questa qua è un affumicatore. Lo vogliamo per favore questo, inquadrare il registro. Questo grazie. affumicatore serve. Questo è un eh, affumicatore, che affumica? Questo viene. Noi usiamo dell'aiuta che è naturale, biologica, dove non andiamo a infastidire le api. Questo fumo serve a calmare quello che è l'alveate. Che succede? Le api. Composto, le api, eh, purtroppo, è come a noi quando siamo coricati e abbiamo le coperte, e qualcuno di colpo ce li va a tirare. Ah. Quindi, eh, la cassetta che noi abbiamo alle nostre spalle. Adesso la riteniamo, intanto ci spieghi questo fumigatore. Eh, ora arriviamo, così vi faccio capire un, poch eh. un pochettino quello eh, che. No, 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 è interessante. Perché... Eh, che succede? Noi quando andiamo ad aprire questa cassetta che copri favo. Andiamo a fare del fumo perché è la stessa cosa quando a noi ci vanno a togliere le coperte. È la stessa cosa la coperta dell'ape e il coprifavo. Mm. Quando viene tolto questo coprifavo, le api giustamente si vanno un po' innervosite perché, diciamo, eh, dentro l'arnia va ad entrare un pochettino di vento, quello che sono gli agenti atmosferici. Quindi il fumo viene fatto per calmare l'alveate. L'alveate, che succede? Facendo questo fumo, le api tra di loro percepiscono che all'interno di questa arnia. C'è un incendio, quindi che succede? Vanno a prendere quello che è il suo prezioso miele, quindi vanno a, a calmarsi avendo diciamo, queste ghiandole piene di questo miele e tendere meno ad essere aggressive nei confronti di quello che è l'apicultore. Poi tornando a quello che vi stavo illustrando, anche le api percepiscono i, i nostri stati di animo, quindi tra un apicultore e un altro abbiamo delle variazioni. Ah. Quindi eh, quindi parlate con le api. Io ci parlo e vado pure senza, senza protezione. Mm, ah, sì? non, vorrei, non mi scambiate un pochettino perché no, non no, sono non tanto a posto. Ascoltiamo è, il religioso è un, silenzio. È un amore, questa qua, secondo me, per poter fare l'apicultura ci vuole quest'amore. Questa attenzione, questa. De, mh, eh, dedizione nei suoi confronti, che poi, perché dietro un barattolo di miele, secondo me, c'è la storia di un apicultore. La salvaguardia di queste api che viene, voglio dire, intaccata da tante problematiche sia con questi problemi climatici che ha provocato l'uomo in se stesso, però io sono sempre ottimista, cerco sempre di, eh, diciamo, di migliorarmi quello che è il mio settore. E faccio un augurio a tanti altri ragazzi che non sono fortunati come me ad avere dei genitori che li hanno potuti finanziare, ad aggiornarsi, ad estendere questa che è la mia azienda di non mollate mai perché un che, è un bello vincitore queste cose che ha messo là, io non è che ci capisco molto di apicultore. Allora, io vi ho fatto. Io delle api ho sempre L'ho portato paura un pochettino quello che. l'antichità, eh, senza avere i telaini, perché nei tempi antichi ancora l'apicultore non era aggiornato perché andiamo sempre a migliorare. Allora, questo qua. lo prenda pure in mano, così io lo faccio. Allora, insomma. innanzitutto prendo questo, que questa cera. Che cos'è questa Questa cera viene fatta dalle nostre api. Quando ancora non c'era il cosiddetto. Della ino da Melario. L'apicoltore degnò tanti in materia, quindi lasciava fare tutto quello che è voto alle nostre api, facendogli fare dei grossi sforzi a livello sia fisici che a livello di risorse, che è il miele, perché per produrre questa cera, questa secrezione, hanno bisogno di questo miele. Allora poi eh, loro quindi quando l'apicultore non, non sapeva ancora come creare delle, delle cose per poterle agevolare, loro facevano queste costruzioni perché allora del miele non avevano tanti altri attrezzi per poterlo, eh, diciamo, eh, far uscire dalle cellette e quindi facevano la premitura a mano. Poi durante eh, l'evolversi di qualsiasi cosa, di cui pure l'apicultura, L'apicultore è riuscito a capire un pochettino come fate a risparmiare tempo e energie preziose alle nostre api, quindi, quindi ha creato questo telaino di legno mm. e ha creato ricevendo la cera l'abbiamo lavorata e facendosi di dato un, un grosso contributo in questa forma che vedete di cera attaccata su questo telaino ma quella cera è prodotta dalle api? questa cera è sempre prodotta dalle api però noi che facciamo? questa è una cosa che poi con grande piacere quando salirete nella mia sede vi farò vedere che noi facciamo questi fogli ceri che non sono così sono ancora senza lavorazione sono semplici poi messe alle api la lavorano e fanno questo viene, ingrossamento del miele. viene, viene prodotta dalle, dalle api. Perché favorisce loro, il loro deposito del miele? Cosa fa? Sì, questa cera serve, e poi viene lavorata eh, in forma di esagono, questa forma geometrica, in mm. cui poi vanno a depositare questo prezioso lo miele. Lo fanno direttamente loro? Lo fanno direttamente Mi loro, sono però sono noi. Ingegneri sì, sono occitetti, sono occitetti. dei grandi ingegneri che ancora oggi l'uomo. Quanto vive un'ape? Allora, un'ape nel periodo primaverile-estate dura 61 giorni. Perché diciamo che ha un percorso di vita molto breve a causa pure per dei grossi sforzi che va a fare. Eh, perché diciamo fa questi grandi sforzi perché il miele non è miele quando lo vanno a prendere dalle fiatiture È nettare. Che poi, con eh. un, un susseguire di processi che loro fanno tramite occhini, una cittadini. masticazione delle ghiandole che hanno inter, all'interno di questo corpo, vanno a dare questo giusto senso, tutti percentuale. Sappiamo, quindi, tutti sappiamo. Non possiamo soffermarci molto perché sennò. no... Eh, Tutti sappiamo che c'è la famosa Ape Regina, no? Sì. Che è questa per Regina? L'Ape Regina Regine è... La regina madre, con una G, non è sì, di Reggio Calabria. No, con una G, con una G. Con una G. Sì. Questa Ape Regina è la madre di tutte le api, che è la cosa più importante perché va a mantenere questa colonia attiva delle nuove future generazioni di api. Perché come vi ho... Qual è il suo già, compito? Il suo compito è di deporre migliaia di uova al giorno per mantenere una colonia forte e sana per a livello di... Le, sì. le, 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 sì, per, no, per generare no, le nuove le api. Questa, cioè una, allora eh, l'ape regina, l'ape regina, eh, allora, ora poi l'apicoltore ha fatto un salto di qualità che si è migliorato in questo processo, allora viene scelta dalle api, ma alcune volte l'apicultore può andare a scegliere una regina, voglio dire va a scegliere la covata. Che poi verrà eh, imbottita di questa pappa reale tramite le api nutrici di cui faranno questa nuova regina a causa di una metamorfosi che va eh, ad, essere fatta, ad essere fatta. Quindi l'apicultore ha due chance: o fargliela eh, scegliere alle api, oppure andare a selezionare quello che eh, diciamo, le sue caratteristiche che piace di più all'apicultore, come mantenere diciamo, una linea genetica autottona delle nostre. Delle, rispecchia quello che è la nostra perché certo. sul reggio quando eravamo il regno delle due sicilie noi avevamo una, una, una nostra ape che aveva una sua identità che poi a causa dell'uomo che ha fatto eh, dei cambiamenti genetici ha messo sì che la nostra ape vasco è stata l'hanno fatta scomparire addirittura quindi, quindi abbiamo tanto ora quello che è il nostro compito che ringrazio pure mio fratello che è qui però non è seduta accanto a me eh, noi stiamo cercando di eh, fare quello che è la nostra ape. cercate di mantenere una linea genetica della nostra, della, una del nostro territorio. Pure, sì, del nostro territorio. Perché abbiamo molto importazione. Quante di. Quante api servono per fare per esempio un barattolo di miele? Allora, eh, noi partiamo... Le api diciamo che sono come un, un bambino quando va in fase di crescita. Le api partono. Da quando non sono in periodo di produzione, da 5.000 arrivano acqua 50 e 50.000 api. Una colonia visita ogni giorno 250.000 fiori per produrre un chilo di miele. Quindi È diciamo detto. che vanno a prendere pochi milligrammi. Delle parti suoi ci sono apicultori? Sì, ci sono apicultori c'è una grande richiesta perché credo se non sbaglio primavera e in estate li portano su a Gambari in montagna. La transumanza transum sì, noi facciamo parlava. la transumanza cioè, per ottenere diversi richiesta. monoflora quello che io sono sempre un ottimista. C'è cace, il castagno che ci sono lì nelle piante, quindi li portano lì sotto sì, questi agosti. Che bello, facciamo un servizio su questi apicultori, sì, va? Sì, assolutamente. È vero? Eh. Veramente sì. Eh, sì, anche stessa, perché è troppo affascinante. È cioè. la stessa cosa, è la stessa cosa. Le scuole, i ragazzini conoscono... Gli, gli apicultori perché non facciamo una perché qua eh, dal salotto nascono queste cose no? Come no, come perché no? non facciamo, una, diciamo non facciamo che fare una visita ai ragazzi di queste aziende è, è un'ottima idea negli ultimi tempi abbiamo subito una battuta d'arresto questo, eh no, questo adesso senso, però Covid, dobbiamo basta se cominciamo a vedere Covid, la luce no? eh, dai, fanto... purtroppo esatto, però esatto. finirà finirà stiamo, stiamo per finire, eh. stiamo per finire stiamo per perché finire. no questo per dire che sicuramente iniziative del genere sono state già intraprese in diverse occasioni, bisogna sì, eh, far capire che esistono, esistono queste, queste realtà. Perché? Io notavo, veramente, sì. con, con, ascoltavo con piacere, perché cioè, è proprio un giovanissimo che ci sta appunto, raccontando. quanti anni ha, possiamo chiederglielo? <ride> allora. Sì, 26. 26. E da quanto tempo si dedica? Eh, io madrile? andavo a scuola e praticavo l'apicoltura con i miei zii all'età di 10 anni. E siete due fratelli? Siamo due fratelli, io sono un gemello. Ah, un gemello? Sì. Quindi c'è un suo gemello? Sono un mio gemello che si impegna pure ah, lui e insieme. ci battiamo per. Ma le api vi riconoscono? Le api io le tengo pure sul balcone di casa, mi <ride> sono un pochettino un po' particolare, è okay. questa moda perché senza questa moda diciamo che il nostro lavoro non viene fatto bene. Perché l'ape attacca un uomo? Allora l'ape attacca un uomo perché lo, vie, lo vede come un intruso, non viene riconosciuto perché l'ape riconosce la sua regina, non, non riconosce l'uomo. L'uomo diciamo che è stata, ha cercato sempre di modificare quello che è la natura. Eh, eh, ha sottometterla fatto, ha distrutto Senta, lei ha detto una bella cosa e poi ci fermiamo perché um, intanto pregherei il nostro trio di stasera di cominciare a prendere posto ascolti lei ha detto l'ape riconosce la sua regina che vuol dire vuol dire che eh, allora da quest'ape regina manda dei follormoni dove oltre lei non viene riconosciuto un altro, un altro capo diciamo se proprio lo vogliamo intitolare così mm. Quindi chi è che non rispetta gli ordini di questa regina viene sostituito immediatamente. E Come gli dà l'ordine la regina? Questa regina tramite dei suoni, delle, mh, diciamo, per meglio dire questi De suoni vengono suoni, proprio quindi. cantati, nel senso ogni tanto la regina se si sta attenta fa chissà che la Rita non sia una cantante che una quindi docente delle api le api pure. percepiscono questo coso e ognuno di noi ha dei compiti da cui deve rispettare e portare a termine da cui dalla nutritrice all'allevatrice alla, quella che va a magazzinare il miele dalla bottinatrice all'espolatrice alla, alle alla guardiana quindi c'è un percorso un procedimento un pochettino conoscere il mondo delle api è veramente molto bello perché come dire intanto per me è una novità perché uno non potrebbe avere però è interessante per tutti, no? E che... ascolta ascoltano la musica. La cosa bella e interessante, sì, ci ha citato un grande personaggio che è stato in Gheo, dove gli avevano, hanno fatto un esperimento tramite delle canzoni che andavano quando hanno tirato questo telaio fuori che si chiama telaio da nido, dove è compreso di api di Covata, delle nuove future generazioni, dove mettendo questa canzone si è riuscita a capire che le api si sono fermate a un certo punto a, ad ascoltare questo che è questo suono. La cosa più importante è che con queste api non si finisce mai di imparare come ogni <ride> mestiere nella vita. Non dubbio. Mm, e io cito questa frase antica che dice. Non piango perché sono vecchio e devo morire, ma piango perché sono vecchio e devo imparare. Bello. Quindi, secondo me, ognuno di Bello. noi eh, siamo tutte delle persone umane, quindi non c'è differenza. La differenza è la voglia che ci distingue l'uno dall'altro, la capacità, come dice Nelson Mandela: un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso Quindi, ognuno di noi, secondo me, puntate su noi giovani e dateci la possibilità perché dentro di noi. Abbiamo delle grosse idee da far uscire fuori e cambiare quello che è l'ordine del nostro giorno, però purtroppo non ce, fanno, non, ce fanno, non ce li fanno mettere in pratica queste idee. Dovete lottare, non fa, dovete, dovete porre la vostra desideria. Lei frase. stasera sta lottando per far riconoscere un mondo più ampio possibile, una cosa che nessuno conosce, perché noi, noi consumiamo il miele, ce lo mettiamo nel tè la mattina, ce lo spalmiamo sul pane, sì. facciamo quello che vogliamo, ma non sappiamo quanti sacrifici. Ci hanno sacrifici dato la possibilità di poter essere qui ad avere uno scambio di idee con persone più grandi, avere sì. un arricchimento a vicenda tra e di noi. Que, noi di questo dobbiamo parlare. Quando io dicevo al dottore Cortese che dobbiamo parlare di, di cose positive, questo volevo dire. Parliamo di cose positive, perché tu sapevi questa storia? Sapevi le api come funzionavano? Io fu... Lo sapevo per un'esperienza, intanto ho saputo che è stato Tony Melluso, uh, l'amicizia con Tony Melluso. Non mi chiede se sono reporter, no, stavo... andiamo, andiamo al quaglio. Eh, era, Conosci era la... Cioè, conosci il. Le... Io ho avuto un rapporto. Che con le api? Con le api. Di sei punto? No. Eh, no, perché... perché Tony Melluso, che è un cugino mio, come si sa, c'era una barca. A, perché lui ama le barche. Sì. Era messa... Lo inviteremo la prossima volta, perché che ce lo spiegherà. Eh, avevo messo su eh, Lorenzo, mio figlio, e una mia nipote. Labbro ragazza, genealogico l'abbiamo già mi parlato. Son messo, ah, dai, a, mi son messo... Andiamo al quadro. Mi son messo, il rapporto con le api, mi sono eh. messo a muovere questa barca sul eh. mollone, che c'era, e vedevo questi ragazzi al volante che ridevano all'inizio, dopo due minuti si sono messi a piangere. Non capivo cos'era. Era che avevo rotto, c'era un... Eh, alveare di api l hai detto tu che avevi rotto però eh? no. ma erano api o erano vespe? Eh, ah, so, eh, eh, le due cose, perché l'ape non va ad attaccare Sono andato a finire all'ospedale all a Melito Porto Salvo per fare contorno di tutti i il rapporto mio con le api, hai chiesto. Il rapporto da, mio con le api è il me. rapporto con le api, positivo? Non mi de... <ride> a me, una volta mi appunto un'ape, ma non gli importa niente. Ma a lei, nessuno. va ma bene. Andiamo, andiamo. Dica veloce perché. vorrei, vorrei citato un'altra frase e poi una vabbè, piccola. Tampo, torniamo sull'argomento: eh, vedo che lei ha una cultura piuttosto vasta. Grazie, cui vi ringrazio, mi fa piacere. È di la filosofia dell'uomo che vive la terra capisce che è la filosofia vera, non è quella l'ha costruita, capisce? quindi mi piace sentirlo. Voglio Dica. dire due citazioni, se con il vostro permesso, allora una citazione importante che mio padre fin da piccolo mi, mi citava e devo ringraziare per queste, se forse oggi ho questa cosa di essere ottimista e molto, ho questa voglia, devo ringraziare a lui perché mi ha detto una volta questa frase e mi è rimasta impressa, ricordate che è un vedo vincitore, non è chi sempre... Gli vanno le cose bene e chi cade poi ha la forza di rialzarsi. Questo eh, è un vero, è vero vincente. So. Le, posso darle un consiglio? Lasci stare le citazioni. Lei, lei non deve citare nessuno. No, lei li le citiamo Mandela, le in pratica. Suo padre, eh, suo padre è stato la sua guida. Quindi, però vada avanti per la sua strada. Le citazioni appartengono agli altri. Eh lei, vada avanti perché lei, vede... Quando viene qua e ci spiega l'affumicatore, ci spiega le celle, ci spiega la cera. Per noi è, è veramente miele che cola, capisce? Non abbiamo bisogno di, noi non abbiamo bisogno di mutuare dagli altri quello che hanno detto per frasi fatte. Lasci stare, pensi a quello che fa lei, perché lei è una persona vera e noi abbiamo bisogno di persone vere. Eh. Come veri sono i ragazzi che sono qua accanto a me e che adesso. Ci intratterranno. Abbiamo detto Boem, a voi la parola. insegna il canto ai passeggeri io pingo coi guerrieri sulla facciata è freddo entrate spero tu il freddo a questa volta si desta, salza, mi cerca. Fine, Vi che okay, non mi veda, orrinkasatemi per carità, non fate scene qua. Che bravi che sono tutti i ragazzi, eh? complimenti davvero, bravi tutti e tre, allora, immaginate questa scena in un teatro, con, siamo al terzo atto della Bohème, siamo fuori, c'è questa locanda dove come avete sentito pinge lui, è un pittore, pinge quei guerrieri sulla facciata, ed è una scena, non sono loro i, i due che si vogliono bene, perché lui, lui ama Musetta, che non c'è, e lei ama Rodolfo. Eh? Ed è veramente una cosa bella. Che cosa ci vuole a fare anche a Reggio Calabria questo? E cosa ci vuole? Abbiamo l'Accademia, abbiamo questi ragazzi, abbiamo un'orchestra che vale mh, per la pena di ascoltare, non ci vuole niente. La lirica non è vietata ai minori, quindi neanche nella scuola. Perché no. e cioè... In mente abbiamo un progetto... Che vogliamo realizzare diciamo da tempo adesso con questa rinnovata energia positiva abbiamo detto che non dobbiamo, no, non dobbiamo, dobbiamo parlare solo in positivo par solo in per esempio perché l'orchestra comunque della scuola c'è ma l'idea è realizzare un coro che coinvolga magari anche le famiglie sarebbe, sarebbe bellissimo. Come no? In tutte le Quindi, scuole del mondo ci sono ehm, queste cose. Noi tanti anni fa avevamo il coro dell'università della terza età <ride> e la, la media è dei 70-80 anni eh, figuriamoci. <ride> Però avevo una voglia veramente di studiare comunque questi ragazzi meritano di ben essere bene. aiutati così vedete loro sono nella musica lui fa un altro tipo di musica ma è fondamentale anche lui no? cioè ognuno di noi ha una cosa ecco perché il dobbiamo positivo, parlare in positivo io dico questa si chiama la televisione positiva esatto. perché dobbiamo parlare in positivo se ci dobbiamo piangere addosso no, vabbè non... facciamolo ci cioè, piangiamoci addosso non il il fatto che sia così, allora così grazie grazie vi prometto vi prometto adesso sì mi prendo un po' di... che vi metterò in condizioni di mettere su un'opera, magari la Bohème, bellissima, con la, vostra, con la vostra interpretazione perché ne vale veramente la pena. Allora, a fra poco per i puritani. Sì. Cinta di fiori? Sì. Non è quel. <ride> allora, un barito e un soprano, bellissimo, no, cinta di fiori è il pezzo che mi piace di più di tutti della, dei puritani, non operato. Va bene. A noi signori, allora. Ha notato la, la docente come <ride> era trepidante. Eh, eh, eh. No, ci, ci parlavamo, non lo so, <ride> anticipando. Allora, colui il quale eh, ama la musica, no? soffre, soffre maledettamente, anche quando non è docente, figuriamoci quando è docente, soffre maledettamente perché se il cantante sbaglia una nota, se, ma si sente male, perché è così? Perché gli interpreti, caro Gennaro, sono, siamo noi che cantiamo al posto loro. Noi non abbiamo la possibilità di cantare perché magari siamo stonati, ma quando, siamo, quando loro sono sul palcoscenico siamo noi sul palcoscenico. Il teatro è questo, la trasposizione delle persone. Noi ci immedesimiamo in uno, in uno dei personaggi. E la viviamo quella storia. Vivessimo cent'anni non saremmo capaci di vivere tutte le storie che il teatro. Beh, e la lirica altro non è che storia. Se la lirica vive da 200 anni, perché più o meno anche di più, perché se parliamo, queste già siamo nel. Nell'Ottocento, quindi avanzato, quindi parliamo di, parliamo, parliamo di Romanticismo, romanticismo. Ecco, questo è tipicamente romantica, e ancora oggi è la bellissima. Bohème, ancora oggi, ancora oggi fa piangere la Bohème. Questa scena qua che loro hanno interpretato, molto bella devo dire, eh, fa piangere le persone perché lei è malata, lui. lui lui inventa, dice: Mimì è una civetta che frascheggia con tutti, non è vero? Beh, cerca la scusa perché, è, è il suo amico c'è veramente l'amicizia, c'è l'amore, c'è tutto, c'è tutto nell'opera lirica: c'è tutto per insegnarla ai ragazzi, per renderli più buoni, per renderli più, come dire, anche più preparati alla vita. No? Quindi abbiamo detto, caro sindaco, che noi dobbiamo fare un premio a Gambaria. Premio Città di Gambaria per giovani cantanti lirici, che dice? Verranno a tutto il mondo, glielo posso garantire. Non, ehm... è, una, che è, è, è un bel impegno, una bella sfida che facciamo. D'estate che facciamo, che facciamo. Di neve, di, la neve c'è di meno: d'estate <ride> che faremo. Allora, noi abbiamo da parecchi anni ormai puntato e punteremo ancora di più sempre sul, sullo sport, sulla natura e sulla cultura. E dico, cultura eh, per esempio, un bel mercatino della domenica fatto non delle sanfrusaglie, <ride> poveretti, pure loro devono campare, ma insomma, dei Vaucum ma per esempio del miele, che, ma non soltanto l'acquisto del miele, ma la una lezione data dal signor Malara, che manca a la posta si chiama come lei che spiega il, come ottiene questo miele. Io penso che come siamo rimasti tutti quanti a bocca aperta a sentirlo, non è vero, no? Sì, certo, eh, sì, certo. Eh, io credo, che, che dice Gabriele? Lei sì, che... Dico che è passata, lui è stato interessantissimo da, da sentire, eh. veramente. È passata un po' sotto traccia una cosa che secondo me, penso sia proprio il caso di spiegarlo, cioè le api corrono il rischio di estinguersi, e noi dietro di loro però. Queste, tu parlavi che mantengono 80, 80 specie se non ho... 80 specie di essere derbivodi eh, di cui sì. voglio dire anche grazie alla pastorizia che eh, fanno arrivare i prodotti di cui i formaggi sulle nostre tavole e anche tanti altri prodotti come frutta, verdura e tante altre cose. Dico, infatti, cioè siamo stesso, tutti al collegati. Infatti lo stesso salotto, al Albert di Einstein voi, ehm. affermò che quando scompate dall'ape sì. non resterebbero sì. che al mondo 4 sì. anni di vita per la sua importanza. Cercheremo noi apicoltori, la nostra missione è questa: mantenere queste, sì, speriamo, questi ragazzi. nostri preziosi insetti in vita nel nostro migliore dei modi. Infatti con mio fratello, come citavo prima, il nostro compito Sente, come è. Come si è... chiama il tuo fratello? Che l'abbiamo citato tante volte? Davide, Davide. Davide. Oh, adesso... Stiamo cercando di selezionare un tipo di ape che è resistente per quello che è il nostro territorio. Perché oggi l'apicoltore ci sono anche delle problematiche di cui questi, mh, ci sono delle malattie che sono arrivate da fuori, come la varroa destructor, che va diciamo, a eh, devastare questi alveari, che ha devastato anche negli anni Chi 80 le cura le api? fino adesso. Chi noi l'apicoltore, il nostro, eh. il nostro diciamo, obiettivo principale, noi lavoriamo sul biologico e cercate diciamo, di non andare quello che è il nostro miele. Che noi produciamo un miele biologico, questo ci tenevo. Voi lo commercializzate a, o lo date a, dirlo, a delle società no, che No, no, noi lo commercializziamo noi, sia nella linea Vasetti, come state giusto vedendo, che nella linea latte, ai locali, sul reggio, alle pasticcerie, di cui poi verrà fatto il torrone questo è certo una delle componenti più importanti più, importanti, sono, più importanti e poi eh, noi eh, ci vi teniamo a lavorare in potete interloquire tra di ci voi ci teniamo a lavorare con eh, prodotti biologici anche se richiede sempre più impegno perché questo parassita è molto resistente quindi non si riesce facilmente ad abbattere quindi le nostre due funzioni da apicultore perché l'apicultore e l'ape come ho detto prima devono fare questo percorso insieme ha sempre più bisogno le api dagli... Degli apicultori perché noi lavoriamo con il biologico che richiede molto tempo, molta cura perché questi trattamenti alcune volte non vanno a funzionare perché l'acqua è molto resistente. Quindi, noi stiamo selezionando questa tipologia di api che è resistente al nostro territorio, che mantiene diciamo, quella che è la sua capacità genetica. Ehm, che ha una sua identità che non va a essere ibridizzata, perché purtroppo l'uomo per produrre di più miele, perché ci sono delle razze di api che vanno a produrre di più, come Buckfast, ligustica che è un'ape che hanno creato in Liguria la parola stessa non abbiamo un'ape che ha una sua identità, sono, sono degli ibridi. Questi ibridi sono più soggetti a queste malattie. Quindi, noi stiamo ancora tramandando le api. In purezza pura, insomma, dobbiamo sì, In purezza, anche se è molto difficile perché non abbiamo delle isole dove andare a installare queste alveari per mantenerli in purezza. Perché purtroppo eh, oggi come oggi. C'è una specie fatte di contaminazione, Gravissimo, di no. contaminazione. Quindi, noi con mio fratello ci stiamo battendo per questo, per la nostra ape, la nostra ape calabrese. Perché dietro questo barattolo no. di miele c'è il racconto di ogni no. territorio, ogni no. barattolo di miele, secondo me, ha un racconto di, di un suo territorio dove viene prodotto. Senta, Quindi. questi aggeggi che c'ha dietro alle spalle, che adesso la telecamera sicuramente inquadrerà, che cosa sono? Ce lo spiega? Allora, Noi abbiamo portato con mio fratello diciamo quelle che sono le cose più importanti, mm. di cui l'arnia, noi andiamo usato un'arnia che è un'arnia stile americano che è molto più professionale e va a mantenere diciamo, le colonie molto più in salute e, e come avete visto c'è un griglione davanti che va a essere applicato nel momento in cui li andiamo a fare la transumanza. Mm. Poi abbiamo portato il melario che è un corpo aggiunto dell'arnia dove il miele, noi non andiamo a prendere il miele quello che è del nido che è un miele un pochettino pieno di più impurità, noi facciamo la selezione del miele che oh. la facciamo fare dalle stesse api. Oh infatti c'è il melario ma si... le fate lavorare queste api? le facciamo lavorare eh, però noi siamo quei tipi che ci accontentiamo noi andiamo a prendere solo quello che è il miele anche se si potrebbero fare tantissime altre cose con le api di cui il polline la pappa reale e tanti cose. Sì, allora le loro. faccio una domanda tecnica perché così no, noi siamo dei consumatori del miele anche che sappiamo che è. alcuni mieli si presentano come quelli che lei sta vedendo qua e che se la regia li inquadra mi farà una cortesia sono trasparenti, puri cioè hanno un colore appunto miato alcune volte invece lei lasciando il barattolo lì vede che sotto c'è una quantità enorme di una sostanza bianca che sembrerebbe zucchero che cos'è quello? il miele purtroppo, condensato? Che purtroppo, purtroppo io ogni tanto mi vergogno di, di altri apicultori di quello che vanno a fare con il miele le schifezze, il miele che non lo producono loro, che lo vanno importate. allora ci sono, allora il miele noi facciamo un miele integro, integro vuol dire che non viene né pastorizzato né lavorato. Il miele come ce lo danno le api? Lo mettete nel barattolo. Non lo mettiamo, c'è poi una serie eh, di lavoratori. Ma è bianco che si vede che cos'è? Allora, noi in forma tecnica, se non viene analizzato, potremmo dire tante cose, avete capito? Perché ci sono tante cose. Ormai il miele si fa pure chimicamente. Ah, pure? Addirittura. Non siamo infatti a fare qualitativamente migliore <ride> è questo trasparente. Allora, no, ora vi spiego, allora il miele. Che succede quando nelle nostre api, allora poi c'è una fase di pure estrazione del miele. Allora, le api, quando trasformano questo net di miele, viene depositato nei cosiddetti melari, in questi telai. Il miele loro lo vanno a chiudere quando c'è una certa maturazione che si chiama opercolo, cera di opercolo. Di cui va a citare l'apicultore che il miele è nella fase che è il top di prodotto. Quindi ci sono apicultori che non aspettano a farlo chiudere e quindi andiamo ad ottenere un prodotto di scalsissima qualità. Noi ancora ci basiamo su delle tecniche un pochettino siamo rimasti noi indietro. Lo vogliamo fare noi per essere un'azienda molto seria e precisa perché amiamo ciò che facciamo e quindi il miele che andiamo a consumare noi lo facciamo consumare a tutta l'intera popolazione perché è giusto così. Allora questo miele una volta che viene fatto questo strato di opercolo, le api... Dicono che il miele ha la massima maturazione e che è il top del prodotto. Questo miele viene estratto e portato, e portato in laboratorio dove viene fatta la disipercolatura, la smielatura tramite una centrifuga dove poi viene filtrato. Noi lo fi facciamo due filtraggi acciaio e teflon per avere un prodotto come lo Com vedete di... trasparente. Ah, è allora il miele quando è. Nelle nostre api viene, rimane in forma liquida perché le api gli mantengono quella che è la temperatura dai 35 ai 40 gradi. Quindi, il miele, essendo mm. un corpo vivo, non subisce quello che è l'intaccamento del freddo dell'abbassamento delle temperature mm. perché noi abbiamo la capacità di intendere e di volere e ci mettiamo la coperta. Il miele, essendo sempre un corpo vivo, la sua coperta sono le api. Una volta che viene estratto e messo nei maturatori a fare la cosiddetta decantazione per ottenere ancora un prodotto molto più di altissima qualità, questo miele, siccome è ricco di zuccheri, che sono sempre di origine vegetale, come il glucosio, il fruttosio e il saccarioso, tende a cristallizzare. L'uomo, tramite molti processi voglio dire, di sperimentazione, ha creato la cosiddetta camera calda, dove questo miele, noi riusciamo, per, perché le persone dicono che se è cristallizzato c'è lo zucchero, mentre non è così, la cristallizzazione uniformemente avviene che è un miele, prodotto allora. di altissima qualità. Quindi è anche quello. Sì, però per, però per andare ad accontentare quello che diciamo mh, il consumatore noi ci siamo modernizzati a a comprare queste camere calde dove gli manteniamo la temperatura costante dai 35 ai 40 gradi dove il miele si rimane fluido quindi quello è meglio o peggio? Questo? Allora io da, o io da apicultore dico che il miele si deve consumare come ce lo danno le api cristallizzato. Così. Ma deve stare in frigorifero o fuori? No, il miele deve no, no, di no, no, rimanere fuori. Ambiente, no. Però stiamo parlando di un, un prodotto, problema. come ha detto il dottore, il dottore ha detto che c'è stato un distaccamento del miele e non è una cosa positiva. Il miele deve cristallizzare uniformemente. Oggi io non l'ho portato, in un attimo sono stato sbadato per farvi vedere la differenza. Il miele, come lo vedete liquido, andrà cristallizzato uniformemente. Quindi, stiamo parlando di un prodotto che è il. Allora, a Gambarie dobbiamo fare questo mercatino. Dobbiamo fare, eh, quindi, quante cose belle faremo? Ovviamente. Ci sono tante cose. Da fare una maniera che stiamo facendo le stavo eh. dicendo prima per esempio di questa stazione della terapia forestale che abbiamo fatto ecco, e che di quello voglio sentire per che cos'è questa stazione forestale e la, la terapia forestale le, ormai ne parlano parecchi libri soprattutto quelli di, di scienza agraria anche il club alpino italiano ha fatto un libro eccetera eh, ci, ci hanno spiegato che nelle zone eh, eh, dove esistono delle faggete delle pinete eh, molto, molto ampie, molto, molto grandi. Eh, questi alberi eh, eh, liberano nell'aria dei componenti organici volatili, si chiamano, eh, si chiamano terpeni. Questi terpeni sono una sorta di aerosol naturale. Quindi stazionare in questa zona, in quest'area una mezz'ora, una mezz'ora, un'ora mezz un corrisponde a circa una settimana di aerosol. Oh. Questa tra l'altro noi abbiamo trovato un posto bellissimo dove questo si verifica che è proprio... Uh, uh... A Gambari, dentro Gambari, in via Valloscura, dove c'è una cascatella, che è una cascatella bellissima. Quella zona l'abbiamo attrezzata con una serie di staccionate, ma anche una, una serie di, di, di attività, con la collaborazione di alcuni nostri professionisti, la dottoressa Palermiti, e, mh, attività bioenergetica, altre attività diciamo, di, 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 di tipo naturale, per cui si può andare lì, farsi un'ora, due ore di passeggiata lì dentro e si è in un mondo incattato, è come sia, allora, se, è come se fuori dal... <ride> Curicità, sindaco, ma uh, questa, um, questo materiale che viene fuori, uh, allora a cosa serve agli alberi? A noi serve da aerosol? Ma loro perché producono questa cosa volatile, questa sostanza no, volatile? Credo che sia, una, credo che, come dire, che sia un, un, uno sprigionarsi naturale di questa, dai, dai, dai loro rami, dai loro, dai, dai, dai loro alberi, che combinata con, con l'ossigeno, combinata con questo ambiente dove c'è un po' di, di umidità che viene dal torrente e altre attività comporta eh, a questo nome. Sono, sono, si chiamano questi terpeni, hanno questo quest effetto antinfiammatorio, sì. questo effetto respiratorio tra l'altro. Sì, sì. Che è con e il Ma le... è buono allora. E eh, appunto, io per questo dicevo. Mi pare che sta parlando di cose <ride> esatto. che possono interessare a voi, no? <ride> esatto, fare solo eh, naturale. Non, non c'è dubbio. <ride> eh, ho esatto. anche capito che le api, come tutti gli animali, compreso l'uomo, adorano la musica e la musica li aiuta o sbaglio. Ma musica lirica, classica, sinfonica. Hanno, rap? hanno fatto questo esperimento, mm. un grande apicultore che. Loro si sono soffermati ad ascoltare questo suono bella, per capire un pochettino, un, po veramente... un pochettino cosa volesse dire avevano inserito un pochettino. Mh... Scusate, no, no, una... non parlate tra di voi. No. No, no, impallate la riguarda. Mi ho inserito un pochettino una musica tramite questo a radiolina che l'ha trasmessa. Praticamente un, una lirica, ah, ecco, suonata. Cioè, vedi, quindi, allora, adesso tu eh, insegnerai anche alle api bella. a cantare, no? Qual è la più bella soddisfazione per una insegnante di, can di canto lirico? Quando vedi che un allievo raggiunge del, un, un, un bel successo, cioè... E questo mi pare naturale, volte. ma ci sono momenti in cui tu consigli al giovane per dire non è per te, fai un'altra cosa? È difficile, è difficile perché... Secondo me, no, bisogna dare la possibilità a tutti, C'è certo, cioè, un sempre. percorso, logicamente... Pari opportunità. È, logicamente chi è più dotato, logicamente ha, ha, ha più possibilità di fare carriera. Però secondo me la musica aiuta a tante altre cose come dicevamo e poi, prima. È detto eh, quindi, per forza fare. Esatto. Dove va la scuola? Dove, non ho... Dove va la scuola? Ah, la scuola? La scuola va secondo me sempre a una velocità abbastanza sostenuta <ride> rispetto, diciamo, a tante altre realtà. Abbiamo delle responsabilità grosse. Eh, senza fare citazioni, la, la scuola comunque è la porta d'ingresso verso certo. la libertà, la certo. democrazia, lo sviluppo in generale. Eh, chiaramente a non mi è servito molto no. noi come dire, ci crediamo e la figura del docente è una figura chiave, fondamentale, perché eh, intanto eh, diciamo, stimola la curiosità, immagino che chi ha conseguito uh, sette lauree, se non se lo ricordo male, avrà avuto dei bravi docenti. No, sei. sei. Eh beh, un sette. augurio comunque per il futuro, insomma perché possa conseguire la settima. Sì, <ride> sei sono, non sono sette. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Quindi, poi lui farà una domanda che lo stringerà molto. I docenti hanno una grande responsabilità, ovviamente la scuola lo diciamo, ma insomma, credo che ormai sia risaputo, non è che impartisce nozioni insomma, no, in maniera che devono essere ripetute in maniera mnemonica, sicuramente la scuola deve dare agli alunni quelli che sono gli strumenti necessari per diciamo, ehm, decodificare i... Messaggi, insomma, in quest'era gli input sono veramente tanti, e quindi direi. gli strumenti necessari per decodificarli, comprenderli e soprattutto per operare poi da adulti delle scelte consapevoli. Voi <ride> avete un ruolo molto importante come scuola in generale, ma lei, l'ha detto prima nella, nella prima fase del salotto, insiste su un territorio complesso sì. perché gli uomini l'hanno voluto complicarlo. Assolutamente. Perché sì. non c'è cosa peggiore che è il ghettizzare le persone purtroppo devo perché dire perché il ghetto crea danni non a, caso, non a caso i ghetti sono stati dannosi per tutti i ghetti non vanno fa... non possiamo creare legioni straniere noi dobbiamo, ecco perché io vi dico parliamo di inclusione che, che chiederò ai docenti del conservatorio ai quali mi lega una grande, un grande rispetto, per cui io chiedo, poi mi possono rispondere sì o no, non è che mi offendo, di fare per esempio dei concerti anche ad Arghilla e ad Archi, perché sono posti come i nostri. Ricorda lei, dottore, è venuto diverse volte no? quando la scuola ancora come era no? ubicata al centro civico di Arghilla, no? quel bellissimo salone. Che sarebbe... funziona? No, non Dopo che, che, che la scuola noi, insomma, è, siamo è, positivi, ritornata, modo che è ritorno, noi dobbiamo essere positivi. Noi siamo ritornati a quella che era la sede naturale della sì, scuola, la certa, restituita la montagna lì, però è scuola... un vero peccato e quello eh, cioè. è effettivamente una pena nel cuore perché tra l'altro dicevamo prima, eh, la scuola ha tante responsabilità, deve promuovere per esempio anche la lettura perché c'è un disvalore <ride> rispetto diciamo, eh, anche proprio nel concepire l'importanza e la valenza eh, del, della lettura ma eh, anche promuovere per esempio la drammatizzazione, lo dicevamo prima, è il modo più importante eh, diciamo, per esprimersi tra l'altro i ragazzi, i bambini, eh. i ragazzi ma Noi non dobbiamo fare molto professoressa, eh, sì, noi dobbiamo eh, sì. slatentizzare quelle sì. che sono le capacità dei nostri giovani che ce l'hanno nel loro DNA, non c'è niente da fare. Infatti, io pregherei, intanto che continuiamo noi, pregherei il nostro baritono Calluso, accompagnato dalla mh, bravissima maestra accompagnatrice, di avvicinarsi verso i Puritani, perché stiamo per aprire questo ideale palcoscenico con i Puritani, un'opera bellissima di Bellini, che è, purtroppo viene data poche, poco, poche volte. In ogni caso, pensate che alla Scala di Milano. Eh, Oggi ci sarà il debutto di Maria Agresta nell'Adriana Le Cuvrer, che guarda caso è stata scritta da un palmese che era Francesco Cilea. Noi cercheremo di portarla a Reggio Calabria perché è un desiderio di tanti, soprattutto di tante persone che vogliono, che vogliono che questo avvenga. Si vorrebbe organizzare anche una master con lei. Prego si potrebbe organizzare una master con lei quando verrà, se verrà questo con i docenti <ride> questo è poco eh, ma sicuro perché c'è sempre da imparare ma c'è sempre da imparare, da, da chiunque certo. imparare. io stasera ho imparato tante cose dall'apicultore dall per esempio dal sindaco dalla, da tutti quanti voi ho imparato qualche cosa no? una storia dottore eh? vediamo se questa le piace pure se la, se la valorizziamo quale? San Silvestro San, la notte di San Silvestro? La storia, la, storia ah, la storia di San Silvestro Andrea, Andrea da Barberino nel libro Il Reale di Francia capitolo 1 paragrafo 1 racconta di di questo monaco Silvestro che si rifugiò in Aspromonte che si rifugiò perché perseguitato dal, dal, dall'imperatore Costantino il luogo dove si è rifugiato è stato individuato in un alla, alla, alla foce del torrente alla foce alla partenza del torrente Gallico sopra Votargo sopra Votargo questo lì nel libro dice che quindi da noi, nel nostro territorio, dice che praticamente era circa il 350, dopo Cristo chiaramente, il, il, mandò i suoi, i suoi soldati ad, uh, a, a trovarlo, cercarlo, a cercarlo perché lui si, si ammalò di lebbra e quindi cerca, lo cercava questo, questo, questo monaco perché aveva delle capacità tomaturgiche particolari, lo trovarono, lo portarono, quando lui tra l'altro lo trovarono lì, nel, lì in Aspromonte aveva paura che lo uccidessero, mentre invece lo volevano portare, eh, portare a Roma Nell'andare a Roma si portò dietro l'acqua della Spromonte. Si portò l'acqua, poi lì probabilmente diventa leggenda. Con quell'acqua della Spromonte battezzò l'imperatore Costantino, o meglio, gli chiese di essere salvato. Lui gli disse che quello che poteva fare lui era battezzarlo con quell'acqua della Spromonte. Costantino fu battezzato, e guarì, guarì, e da quel momento in poi cessò la, 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 la persecuzione dei cristiani. Bellissima, questa è una storia, quindi dovremmo ricordarci che in parte è trattata pure poi nel libro della nella Chanson ah, da Spromonte di cui la vostra sigari Bellissimo. la ne parla come, come quella fonte dell'acqua medicinale dove, dove combatterono Ronaldino la e, e Monte. La storia ce l'abbiamo. Era un tempo diverso in cui la Spromonte la Reggio Calabria era il centro del mondo. Eh, la storia ce l'abbiamo, <ride> ma Reggio Calabria era, storia, ma se noi, noi lo sappiamo bene, abbiamo, abbiamo personaggi qua di Reggio che che parlano di una reggio che noi non conosciamo perché abbiamo perso la memoria ma Tanti ma, musicisti pure che non sono conosciuti perché si conosce certo. solo Cilea, ma c'è Manfroce me intende, c'è Vitrioli, c'è Mantica, sono tantissimi ma È, da colpa, valorizzare. Nostra. So. è colpa nostra, perché noi dobbiamo abbiamo dimenticato pure. la storia. di questo cioè, Manca un museo civico a Reggio, per cui manca la storia, manca, i ragazzi dove la devono apprendere la storia. Ecco perché io dico dobbiamo parlare sempre di cose belle, in positivo, dobbiamo parlare. Di Manfroce dobbiamo parlare di Cilea. Non a caso ho detto che. L'Adriana Lecouvreur di Cilea, ma nessuno sa per esempio, pochi sanno, che il teatro Cilea, teatro comunale Francesco Cilea, fu intitolato a Francesco Cilea, lui vivente. lui vivente. Io ho la storia, la, la lettera autografo di Cilea, che ringrazia il sindaco del Tempo, un suo collega del Tempo, Romeo, per aver intitolato il teatro a lui vivente, non hanno aspettato che morisse, no? Che noi di solito quando muoiono le persone <ride> ci ricordiamo. Andiamo a fare una visita a, a un cugino, perché Vincenzo Bellini non è, non è calabrese, è un dirimpettaio. Coraggio con i puritani! uh davvero perché è un'area difficilissima. Eh, è l'opera che è tutta difficile, eh, io rammentavo quel pezzo cinta di fiori che è una cosa terrificante, è difficile, difficile perché la Canta è stato veramente molto bravo. E... Ma questi ragazzi meritano, veramente bravi, ambedue. Il maestro accompagnatore poi res, veramente respirava. Deve andare a Gambari pure lei perché deve respirare la là. Eh? La cosa sì, bella. <ride> eh, perché là sì che, te, che respira davvero l'aria pura la di, la dei cantanti. la cosa bella possibile di questi giovani, soprattutto dei loro due, che fanno capire il testo, perché nella lirica sì, è sì, difficile sì, far capire sì, il testo. Infatti quello che cerco di insegnare dico ragazzi, voi da pubblico cosa vorreste? Capire il testo, emozionarci, allora quello che voi volete ricevere cercate di darlo. Bravo. Quindi questo cerco di, di, di dire Bravo. ai miei ragazzi, perché Bravo. è giusto è, così. È perché così. articolare, è che far capire, perché è più facile cantare col vocalizzo. Eh, Invece certo. mettere la parola, <ride> mettere una poesia in musica e far capire il testo, perché la tecnica, queste cose sono tutte belle, la respirazione, però la fine è il cuore e l'emozione noi ci vedremo nella prossima puntata adesso i miei assistenti faranno tutto perché vogliamo vedere anche un'altra parte dell'arte di questa giovane accompagnatrice che è quella del carboncino e veramente mi ha lasciato io pensavo fossero fotografie invece erano soltanto delle sue opere fatte al carboncino beh gli artisti ce li abbiamo dobbiamo soltanto scoprirli ecco. Non gli importa niente delle cose negative, dobbiamo pensare alle cose positive. Un altro applauso ve lo meritate, grazie e complimenti assieme a Raffaela, che è veramente bravo. Eh, compl completiamo il nostro salotto perché voglio ricordare una specie di Amarcord. No? Ognuno di noi, il nostro apicultore Malara, ha ricordato molto spesso suo papà. E ognuno di noi, io ricordo ogni tanto nelle eh, mie così letterarie quella bellissima scena dove un tale personaggio, non faccio citazioni, non per qualche cosa, perché non... prende il figlio che si chiamava Astianatte, lo prende e dice non possa un giorno il mondo dire non fu sì grande il padre. C'è una persona in mezzo a noi che ha il culto del padre che purtroppo ha conosciuto per poco tempo e su questo culto ha creato una sua famiglia molto bella, molto grande, molto, molto generosa, devo dire, e questo culto del padre lui lo ha trasferito su, un, su uno scritto, quindi rendendo immortale questa figura. E come dire, eh, sì, c'è un, un comandamento no? per chi è cattolico e c'è scritto onora il padre e la madre. Credo che, come sto parlando di Gennaro Cortese, Gennaro Cortese ha onorato il padre come... Forse nessuno di noi è riuscito mai a fare. Eh? Vorrei darti qualche momento la parola senza commozione, se no ti caccio la parola. Coraggio. Questa senza figura del papà. Senza commozione è difficile. Già. già. parto da, da Natale, che eh, c'è stata. Eh, così mi hanno rintracciato su. Su un messenger di Facebook, la Rai 1, la produzione Rai 1, dice: eh, però senza sapere ancora la storia del padre, eh, dice: Vogliamo sapere queste sei lauree con sei nipoti, come sono nate, la storia, eccetera, eccetera. E ho raccontato un po'. Stiamo vedendo le immagini. Sto raccontando la storia eh, di. Dopo 20 giorni, perché è stato uno stress con la RAI. Eh, devo dire che è stato uno stress: hanno voluto le, le dediche, hanno voluto le, le lauree, le foto di ogni laurea, eccetera, eccetera. Quattro giorni prima mi chiama e la, la produzione Rai, la responsabile, dice volevamo sapere qualcosa di te, tra l'altro erano tutte giornaliste, volevamo sapere qualcosa della tua storia. Ho raccontato dei fatti particolari che ho scritto quattro anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, sì, su un libro dedicato a mio padre, 50 anni senza papà, dopodiché la mattina mi chiamano dice no guarda che Marco Liorni, la trasmissione era Italia sì, con Marco Liorni, e ti vuole qua, dico il collegamento dovevamo fare qua con i nipoti, dice quello lo faremo ugualmente, parte e vieni qua. E così io ho trascorso il Natale felicemente e sono arrivato lì un'ora di... Per, per, per arrivare a sistemarmi negli studi lì in Via Devolata. Dopodiché lui mi ha detto: Guarda, dice, eh, di che cosa parliamo delle lauree? No, non ti preoccupare. Io ero andato lì per parlare se lauree con sei nipoti. E invece, quando mi sono seduto, ha aperto il pacco eh, dove c'era discorsi... una locomotiva. Esatto. No perché, perché loro stata? mi hanno fatto perché il fatto della locomotiva era mio padre era un macchinista delle ferrovie, eh, delle ferrovie a 38 anni era, è stato operato a, a torino nel lontano eh, negli anni a 38 anni e, e quindi dopo 5 anni letto poltrona poltrona letto a 43 anni è morto e, è positivo. 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 Bisogna parlare. E allora le, era rimasto, io eh, andiamo alle lauree. Io, eh, praticamente, nel 69-70 mi iscrivo all'università. Dopodiché, fatti legati anche alla famiglia, al lavoro, e mio padre era andato via prima, e così sono andato a Milano a lavorare. Poi vi ho raccontato un po'. Eh, delle mie storie di lavoro è eh, nata questa passione Andiamo, abbiamo questa minuti. passione, poi questa quando passione, poi è arrivata l'ora è, eh. è l'ora eh, queste lauree avevo, hanno nome di ogni nipote avevo sì avevo, ogni laurea è dedicata a un nipote ogni e ogni vogliamo te. ricordare questi nomi perché siamo a tre minuti i nomi dei nipoti? Dei nipoti Giuseppe, Giuseppe Samuele, Samuele, Gregorio, Gregorio. E Gregorio e Aurora, Aurora Tommaso, Tommaso, Tommaso e Matteo. E Matteo. Ma sei. uno Gennaro non c'è? No. no. Ci sarà? No. non sarà? Dunque siamo, siamo eh? rimasti, siamo rimasti eh, perché Marco Leone mi ha detto... Eh, sulla settima, e io ho dato mandato ai miei figli: ai miei tre figli e se di, faro, ho... di fare a Gennaro. S no, Gennaro. Se, se, se ci porte, sarà la liquefazione le... del sangue di San Gennaro, chi sarà Gentino di Gennaro? È lei agli... che ha fatto le opere per le figlie? No? Ha messo il nome del figlio, eh, certo? Cioè, per questo, ma io eh, per questo, eh, do... ah. no, 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 no. è sempre un legame. C'è no, eh, se... eh. sempre un legame. Allora, signori, è stato un piacere per me avervi tutti qua. Siamo rimasti soltanto pochi secondi. Eh, a lei cosa devo dire continui su questa strada a te devo dire porta avanti questi ragazzi perché hai una responsabilità enorme a Gennaro la settima la settima la professoressa la scuola è fortemente impegnata nella ricostruzione di una vita sociale che non c'è a voi una grande responsabilità e soprattutto a lei per quella zona che rappresenta. All'apicultore diciamo grazie per questo dolce <ride> pensiero che ha avuto nei nostri confronti di farci conoscere il mondo della, del miele, verremo a trovarla e verremo a sentire anche suo fratello Davide. Mi pare che ha detto si chiama. Sì, sì. Eh, so sì. Gabriella, eh, l'ultima battuta per lei che ci sono su pochi secondi. Eh, cosa scriverebbe di questo salotto domani se potesse scrivere un articolo? Allora, all'insegna delle, delle cose positive, effettivamente sì. Perché, partendo dai giovani, continuando con la montagna, con l'innovazione che lui mi sembra che cerca di portare nel lavoro che fa, i ragazzi, tenuti su dagli insegnanti. E poi c'è cioè lui che è tenerissimo, veramente, davvero. Eh. Però più femmine, tutti quali, cioè, cinque maschi e una femminuccia, dai. La fucci da fare. Dedicata, eh, finalmente a è arrivata che la, la femminuccia. Allora, eh, Arriveranno eh. anche. Bisogna fare per allora, arrivare Gennaro. In attesa di Gennaro, io vi saluto, vi do appuntamento venerdì prossimo. Grazie a voi per la partecipazione, grazie per quello che ci avete insegnato questa sera. E andiamo avanti. Sull'aria della positività lasciamo stare le negatività. Quelle ci sono e ci saranno sempre. Ma c'è il male e per questo si vede il bene. Grazie, e buonanotte a tutti. Siete in libertà provvisoria a tutti. Grazie, dottore.